un incauto viaggiatore si avventura nel cuore di una fitta foresta, addentrandosi nelle profondità nascoste della natura. Non si tratta di una normale passeggiata tra gli alberi. Il nostro viaggiatore farà presto una scoperta inquietante e agghiacciante. Mosso dalla curiosità, si mette a perlustrare il bosco, scoprendo un cunicolo nascosto nell'ombra. La curiosità supera la paura e l'esploratore si avvicina. Non si tratta di una tana a caso, appartiene a una volpe. E se fosse la mossa sbagliata, deve scappare? Nella gioiosa stagione della primavera, quando la natura si risveglia, le volpi si impegnano nella danza della vita. È in questo periodo che cercano conforto nei loro santuari sotterranei. Queste tane sono in genere costituite da pochi ingressi, occasionalmente coperti da terra e detriti sparsi. Durante i mesi invernali, le volpi più industriose scavano diligentemente altre tane in previsione dell'imminente primavera. A volte tra i resti dei loro viaggi sotterranei si trovano tracce di volpi cadute, a testimonianza del ciclo della vita che si compie all'interno di queste intricate reti sotterranee. Esplorando una tana di volpi, potresti notare tracce fresche di cibo al loro interno, nei mesi d'aprile a giugno. È in questo periodo, quando i giovani cuccioli di volpe lasciano finalmente le tane, che si possono trovare i resti dei loro banchetti, un altro delizioso segno della vita che si compie. Che aspetto hanno queste tane? Dopotutto, nella foresta ci sono anche altri animali che ne hanno. Ora entriamo nel vivo della questione. Le tane delle volpi, le sfuggenti dimore di questi esseri dispettosi, tendono a trovarsi in zone ricche di vegetazione. Potresti trovare queste creature nascoste sotto i rami di un albero o rifugiate sotto rocce imponenti. Se ti imbatti in una piccola tana accogliente che sembra fatta su misura per una volpe e ne senti l'inconfondibile aroma, accompagnato da altri indizi intriganti come ossa sparse, probabilmente hai scoperto una tana di volpe. Ahimè, mio curioso amico, non esiste una ricetta infallibile per stabilire dove queste furbe volpi scelgono di costruire tane. Possiedono una straordinaria capacità di adattarsi ad ambienti diversi, siano praterie, fitte foreste o persino la spietata tundra. Immaginiamo che la tana di una volpe sia composta da un minimo di 4 o 5 sezioni. Abbiamo l'ingresso, una sorta di rampa, la tana principale e una stanza segreta che funge da riserva di cibo. A seconda delle dimensioni del branco, potrebbero esserci altre stanze per ospitare l'intero gruppo di volpi. Ora immagina la grande apertura della tana. L'ingresso e la rampa formano un corridoio che conduce a circa 1-2 metri e mezzo di profondità, collegando il mondo esterno con l'accogliente rifugio. Ma c'è di più. Le volpi, da brave pianificatrici, conservano i loro tesori nelle tane. Sì, hanno vari depositi dove nascondono tutti i loro deliziosi reperti. Il numero di stanze all'interno della tana può variare, adattandosi alle dimensioni del branco, perché queste astute creature si assicurano che ci sia abbastanza spazio per partorire e crescere l'adorabile prole. Potrebbero anche scavare tunnel supplementari e creare ingressi aggiuntivi. Parliamo ora di questioni culinarie. Le volpi sono abili buongustaie e immagazzinano cibi in grandi quantità per affrontare l'inverno e la stagione degli amori. Tuttavia, non sono accaparratrici seriali. Di solito conservano quanto basta per qualche giorno, visto che non mangiano prede fresche ogni giorno. Bacche e frutti spesso abbelliscono le loro riserve, mentre qualsiasi carne prelibata è al centro delle loro ricette. Curioso di sapere quanto possono essere vicine le tane delle volpi tra loro? Se il territorio è ricco di cibo e acqua dolce, potresti imbatterti in 2 o 3 tane di volpe nel raggio di circa 25 km quadrati. Ma se le risorse sono scarse, potresti dover estendere la ricerca a un raggio di 50 km quadrati per trovare una tana. La saga non finisce qui. Le volpi, piene di risorse come sono, hanno spesso più tane. Mantengono la tana principale, spesso nota come tana natale, che ha un valore sentimentale. Poi hanno una tana di riserva per gli imprevisti, e non dimentichiamo la loro abilità nel rivendicare come proprie le tane abbandonate o prese in prestito. Che furbette, vero? Parliamo ancora di queste meravigliose creature. Di volpi esiste una deliziosa gamma di specie, dimensioni e varianti, sparse su tutto il pianeta. Ma la star dello spettacolo è la volpe rossa, presente in tutti i continenti tranne la gelida Antartide.
Sebbene la maggior parte delle volpi preferisca la tranquillità dei paesaggi rurali, non stupirti se le vedrai avventurarsi in zone urbane e suburbane, dove il loro cammino potrebbe incrociare quello di umani. Ah, gli incontri tra una volpe e un umano, storie degne di un film. Alcune anime gentili cercano di conquistare questi animali, offrendo loro bocconcini e convincendoli ad avvicinarsi. D'altro canto c'è chi trema al solo pensiero di una volpe, temendo la sua natura astuta e feroce. Immagina, cosa succederebbe se una volpe si avvicinasse o ti attaccasse? In genere, le volpi non rappresentano una minaccia per l'uomo e non hanno cattive intenzioni. Preferiscono banchettare con piccoli mammiferi o bestiame, riservando la loro aggressività per la caccia o l'autodifesa. Tuttavia, sono stati segnalati casi di incontri tra volpi e umani con incidenti. Pertanto, è fondamentale sapere quali misure adottare se una volpe si avvicina o si avventa su di te. Le volpi possono essere addomesticate, tuttavia il loro cuore rimane selvaggio e le loro azioni possono essere imprevedibili. Potrebbero abbracciare il loro lato addomesticato per poi tornare selvatiche se si sentono alle strette, minacciate, affamate o spaventate. Naturalmente le volpi considerano noi umani come potenziali minacce ed è nel nostro interesse ricambiare il loro approccio cauto. Non tentare mai di avvicinarti a una volpe, anche se sembra docile e amichevole, perché il suo temperamento può cambiare in pochi secondi, cogliendoti di sorpresa. Evita movimenti bruschi e resisti all'impulso di avvicinarti, perché potresti agitarla o spaventarla. Nella maggior parte dei casi, quando una volpe scorge un umano, si allontana o si rifugia in un nascondiglio. Tuttavia, se dovessi trovarti in una situazione di stallo con una volpe, la cosa migliore da fare è indietreggiare e lasciarle lo spazio che desidera. Se una volpe persiste nell'avvicinarsi o se ne incontri diverse, allontanati e lasciagli spazio. Non avvicinarti e non cercare di dar loro da mangiare, soprattutto con le mani. Lascia che continuino i loro affari da volpi mentre tu le osservi da lontano. In una situazione in cui una volpe rimane intrappolata, ad esempio in una stanza, mantieni la calma. Evita di alzare la voce o di provocarle agitazione, perché potresti innescare un suo attacco. Rimani invece in silenzio. Mantieni una distanza di sicurezza e offrile una via di fuga. Assicurati che porte e finestre siano sgombre da ostacoli, in modo da dare alla volpe la libertà che cerca. A tempo debito, la volpe uscirà. Tuttavia, se la fortuna non ti assiste e ti trovassi nella sfortunata circostanza di essere attaccato da una volpe, rimani composto. Non sguinzagliare i tuoi animali domestici e non inseguire la volpe, ma lascia che si ritiri da sola. Se persiste e si rifiuta di indietreggiare, un semplice applauso o un battito di mani dovrebbe farla allontanare. Ora sì che puoi goderti il bosco. Se hai dei fiammiferi e si sono bagnati, non perdere tempo a cercare di asciugarli. L'acqua può modificare il composto chimico e i fiammiferi semplicemente non funzioneranno. Per curare l'ipotermia, non immergerti in una vasca d'acqua calda. Riempi alcune bottiglie con acqua calda e mettile sotto le ascelle. Questo ti riscalderà meglio di quanto non farebbe la vasca d'acqua calda, sicuramente. Quando hai sete e non hai molta acqua, non risparmiarla per farla durare più a lungo. Questo potrebbe portare a un'ulteriore disidratazione. Invece, bevi ogni goccia e cerca di trovare più acqua il prima possibile. L'idratazione è fondamentale, indipendentemente dal tempo. Tuttavia, l'idea che bere liquidi caldi ti riscaldi di più è un mito. Nessuna quantità di liquido caldo può aumentare la tua temperatura corporea. Inoltre, puoi bere acqua fredda più velocemente di una bevanda calda e questo aiuterà con l'idratazione. Non infastidire mai un alveare perché i suoi abitanti diventeranno difensivi. Ah sì? E cercare di scappare saltando in un lago o in un fiume non servirà a nulla. Le api aspetteranno che tu riemerga e ti attaccheranno. Dopo aver infastidito l'alveare, scappa il più velocemente possibile e non voltarti indietro. Succhiare il veleno da una ferita causata da un morso di serpente è probabile che introduca più batteri nella ferita e possa addirittura avvelenare la persona che sta cercando di aiutare. Invece, scatta una foto al serpente, sdraiati mentre aspetti aiuto e cerca di restare calmo. Una delle cose più logiche da fare quando si ha freddo è vestirsi a strati. Questo è per lo più vero, ma non se indossi i vestiti di cotone. Quando il cotone si bagna, perde tutte le sue proprietà benefiche e può farti sentire molto più freddo. Dovresti sempre indossare vestiti di lana perché sono migliori come isolanti.
Non bere mai l'acqua del cactus. Può darti un brutto mal di stomaco e persino paralizzarti, a meno che non sia un cactus uncino del pescatore, ma anche in questo caso è troppo rischioso. Invece prova a mangiare i frutti della pianta, sono pieni di succo. Quando sei inseguito da un predatore, non saltare mai in acqua da un precipizio. Questo è molto più pericoloso che affrontare il predatore. Se salti da un luogo alto, la superficie dell'acqua sembrerà dura come il cemento, o l'acqua potrebbe essere troppo bassa e picchierai sul fondo. Il GPS non è il migliore strumento di navigazione. È affidabile e facile da usare, ma può guastarsi. Quindi dovresti imparare come utilizzare una mappa e una bussola. Non ti deluderanno se sai come usarli correttamente. Una pozzanghera d'acqua potrebbe sembrare cattiva e puzzare un po', ma l'acqua è acqua, giusto? Sfortunatamente bollirla può eliminare i batteri ma non i metalli pesanti che contiene. Questi possono causare seri problemi di salute. Un'opzione migliore è trovare dell'acqua di un ruscello e bollirla. Consumare bacche a caso nel bosco è pericoloso. Prima di tutto devi controllare se hanno un odore normale. Se senti un odore di pera o mandorla, evitale. Successivamente prendine una, strisciala sul tuo avambraccio e aspetta 15 minuti. Se la tua pelle inizia a prudere, non mangiare queste bacche. Se mordi una bacca e ha un sapore amaro, pizzicante o simile al sapone, sputala. Non succhiare mai le pietre per ottenere un po' d'acqua. Si crede che facendolo il tuo corpo produca più saliva e riesca a idratarti. Questo non è vero. Se non bevi acqua, nulla potrà aiutarti. Peggio ancora, potresti soffocare con la pietra. Mangiare carne e pesce crudo è davvero pericoloso. Sì, mangiamo il sushi, ma di solito è pesce di mare, che è per lo più sicuro. Nella natura selvaggia cuoci sempre carne e pesce prima di mangiarli. Il muschio non cresce solo sulle superfici rivolte a sud. Può svilupparsi ovunque a seconda della temperatura. Quindi non usarlo mai per orientarti. Sarà meglio utilizzare fonti più affidabili. Ad esempio, tieni sempre a mente che il sole sorge a est e tramonta a ovest. Seguire gli uccelli per trovare acqua è un mito, potrebbero volare ovunque. Gli animali terrestri, come i cervi, sono una scelta migliore. Di solito sanno dov'è la fonte d'acqua. Molti survivalisti sostengono che dovresti mangiare tutto quello che mangiano gli animali intorno a te. Brutte notizie, questo è completamente falso. Uccelli e scoiattoli consumano bacche che sono super pericolose per noi, ma non nuociono a loro. E alcuni animali mangiano piante velenose per diventare velenosi. Se si attacca a una sanguisuga, non cercare mai di bruciarla per farla staccare. Questo potrebbe far sì che l'animale vomiti sostanzialmente all'interno della tua pelle, causando gravi infezioni. Prova ad usare una carta di credito per rompere il sigillo e rimuovere la sanguisuga. Oppure, se hai abbastanza coraggio da aspettare un'ora, il parassita si staccherà da solo una volta sazio. Non importa quanto tu sia forte, colpire uno squalo sul naso non ti salverà. È una convinzione comune che abbiamo un sacco di nervi nel naso, in qualche modo questo li rende vulnerabili, ma è stato dimostrato che è sbagliato. Se ti trovi in acque infestate da squali, colpire l'animale nelle branchie o negli occhi è molto più efficace che colpirlo sul naso. Dopo aver trascorso del tempo nella foresta, ti rendi conto di esserti perso. È la prima cosa che inizi a cercare il cibo. Ma in realtà puoi vivere 6 settimane senza cibo. La prima cosa che devi fare è trovare acqua e un riparo dagli agenti atmosferici. Fai questo e preoccupati del cibo più tardi. Non fingere di essere morto quando incontri un orso. Se è un orso nero, non dovrai fingere a lungo, presto diventerà realtà. Dovresti fingere di essere morto solo se è un orso bruno. Ricorda questo detto: se è nero lotta, se è bruno sdraiati, se è bianco dai la buonanotte. Non dovresti nuotare parallelo alla riva se ti trovi in una corrente marina. Invece, prova a nuotare in un angolo lontano dalla corrente e verso la riva. Ricorda, non dovresti sentire troppa resistenza mentre nuoti. Quando sei perso, non sprecare tutte le tue energie cercando di fare un fuoco. Prova prima a costruire un rifugio. Questo può proteggerti dagli elementi e avrai un posto dove riposare e dormire dopo una lunga ed estenuante giornata di sopravvivenza. Consiglio bonus, costruisci sempre un letto nel tuo rifugio, sarai più al caldo se non sei a contatto diretto con il terreno. Essere bloccato nel deserto ti farà sicuramente sentire caldo, ma per evitare di sentirti ancora più caldo non togliere i vestiti. Il tessuto funge da isolante e ti mantiene fresco, a meno che non si tratti di un pesante maglione di lana, ovviamente. La maggior parte delle persone che vivono in climi caldi indossa vestiti bianchi che coprono tutto il corpo per evitare il surriscaldamento. Mangiare neve può causare ulteriore disidratazione. Il tuo corpo userà più energia per sciogliere la neve e quindi più liquidi. Prenditi il tuo tempo e sciogli prima la neve, poi puoi bere l'acqua. Inoltre, assicurati di sciogliere solo neve puramente bianca.
La decolorazione significa che contiene qualcosa di diverso dall'acqua, specialmente se la neve è gialla. Se rimani al freddo per troppo tempo potresti beccarti i geloni. Se riconosci i sintomi non sfregarti mai le mani, potrebbe danneggiare ancora di più la tua pelle. La cosa migliore da fare è cercare immediatamente assistenza medica. Vedi una grotta e la prima cosa che fai è accendere un fuoco. Voglio dire, le persone delle caverne facevano così tutto il tempo, quindi deve essere ok, giusto? Sbagliato! L'accumulo di fumo può essere molto nocivo, invece prova a coprirti con qualche foglia di pianta per riscaldarti. Essere punti da una medusa fa molto male, urinare su una puntura di medusa non ti aiuterà. Peggiorerà di molto la situazione. Lava l'area con acqua salata e chiedi assistenza medica, ti salverà da una situazione scomoda. Credimi. Questo serpente nero, dall'aspetto minaccioso, non ti farà del male. Non ha zanne. Potreste aver erroneamente pensato che questo animaletto nero non sia altro che una mamba nera, ma è solo un innocuo serpente dei ratti. C'è un segnale principale che può aiutarti a capire se un serpente è realmente pericoloso. Le specie senza zanne non hanno un sistema di somministrazione del veleno. Quindi i loro morsi non ti danneggeranno così tanto. Ma se vedi un serpente con le zanne, sei in vero pericolo. Se incontri un serpente, è meglio lasciare la zona e cercare l'aiuto di un professionista della fauna selvatica per identificare il rettile. Ecco alcuni suggerimenti per aiutarti a distinguere i due tipi. Osserva il loro comportamento, le abitudini di nidificazione e gli habitat. Alcuni serpenti potrebbero agitare la coda come segnale di avvertimento. Inoltre, i serpenti velenosi hanno tipicamente teste di forma triangolare rispetto ai serpenti non velenosi con teste arrotondate. È il momento per un'illusione ottica. Riesci a vedere un serpente qui? Faresti meglio ad essere attento perché c'è un boomslang nascosto su quell'albero. Questo rettile strisciante ha perfezionato l'arte del travestimento e gli piace fingere di essere un ramo d'albero. Inoltre, i boomslang potrebbero non avere il miglior senso dell'olfatto, ma compensano con la loro capacità di rilevare sostanze chimiche nell'aria. Usando le loro lingue, raccolgono le molecole di odore e le premono contro gli organi sensoriali nella bocca. Questo serpente è velenoso, basta guardare quelle zanne. Tuttavia, quando non sono in uso, il serpente può ripiegare ordinatamente le sue zanne nella bocca. I serpenti a sonagli e gli esseri umani hanno qualcosa in comune. Entrambi hanno molti accessori nel nostro corpo realizzati in cheratina. Le unghie e i capelli degli umani sono fatti di cheratina e anche i sonagli dei serpenti sono fatti di questa sostanza. I suoni caratteristici che queste creature fanno sono simili al rumore che noi umani possiamo fare quando sfreghiamo le nostre unghie l'una contro l'altra. Ma questi rettili lo fanno super velocemente, quindi suona quasi come un sibilo. Ogni volta che questi serpenti fanno la muta, aggiungono un nuovo segmento al loro sonaglio, ma non è come dire più è vecchio il serpente, più segmenti ha. I loro sonagli possono consumarsi o rompersi, proprio come le nostre unghie. I serpenti a sonagli, così come molte altre specie di serpenti, hanno una struttura dell'orecchio interno unica, che non include un timpano. Questo significa che non riescono a rilevare i suoni aerei come facciamo noi. Invece, il loro orecchio interno è collegato alla mascella e usano questo meccanismo per sentire le vibrazioni. I biologi stanno ancora cercando di capire se i serpenti rilevino i suoni attraverso la pressione o le vibrazioni meccaniche nei loro corpi. Sono anche mangiatori molto selettivi. I serpenti a sonagli mangiano solo quando hanno fame, con gli adulti che di solito aspettano circa 2 settimane tra un pasto e l'altro. Il tempo che aspettano può variare in base alla grandezza del loro ultimo pasto. Questi cacciatori furtivi si nutrono solitamente di topi, ratti, scoiattoli e conigli, ma non rifiutano un uccello se riescono a catturarne uno. I serpenti a sonagli più giovani, d'altra parte, tendono ad avere un appetito più robusto, talvolta cenando anche una volta a settimana. Ora guarda i loro enormi canini. Sono come aghi ipodermici, vuoti e affilati, che permettono loro di iniettare veleno. La cosa realmente interessante è che questi canini sono articolati e si appoggiano piatti contro la mascella superiore del serpente quando la sua bocca è chiusa, per poi spingersi in avanti perpendicolarmente quando colpisce. Le maestose cotton mouth, o bocche di cotone, sono chiamate così per l'impressionante colorazione bianca all'interno della loro bocca, che mostrano quando si sentono minacciate. Questi serpenti semi-acquatici navigano con facilità sia in acqua che sulla terra,
guadagnandosi il soprannome di mocassino d'acqua. Dotate di fossette facciali termosensibili, situate tra i loro occhi e le narici, possiedono una straordinaria capacità di rilevare anche le più piccole variazioni di temperatura, individuando con precisione le potenziali prede. Raramente le bocche di cotone mordono gli esseri umani, riservando il loro attacco velenoso per i momenti di provocazione. Ecco un consiglio su come distinguere tra serpenti d'acqua non velenosi e i loro colleghi velenosi, i cottonmouth. Mentre i serpenti d'acqua presentano una struttura snella, i cottonmouth emanano una presenza robusta e pesante. I segnali distintivi continuano con i serpenti d'acqua che sfoggiano code e teste allungate e sottili, proporzionate ai loro colli, in contrasto con la testa robusta e larga di un cottonmouth. Le pupille del serpente d'acqua sono rotonde, a differenza delle pupille verticali, simili a quelle di un gatto, dei cottonmouth. Inoltre, i serpenti non velenosi non hanno le caratteristiche fosse facciali tipiche dei viperidi scavatori come i cottonmouth. In tempi di pericolo, i serpenti d'acqua non velenosi adottano una tattica intelligente per imitare i loro corrispettivi velenosi. Appiattendo il loro corpo e la loro testa, si sforzano di apparire più grandi, assomigliando nell'aspetto ai mocassini d'acqua. Tuttavia, un occhio attento può discernere la differenza. La testa appiattita del serpente d'acqua assume una forma triangolare, distinta dalla testa robusta e spessa di un mocassino d'acqua. Ecco un altro personaggio velenoso, il serpente Copperhead. Il loro muschio profuma proprio come i cetrioli. Anche il loro veleno è piuttosto particolare. Sarai nei guai se questo serpente ti morde? Assolutamente sì. Aiuta a curare condizioni letali? In un certo senso. Non è ancora un dato di fatto al 100%, ma gli scienziati hanno testato questa teoria per un bel po' di tempo e hanno notato che il veleno del serpente Copperhead può, se non curare alcune condizioni gravi, almeno rallentarne la progressione. Eppure hanno i morsi più velenosi tra tutti i serpenti degli Stati Uniti, ma l'antidoto per i morsi non è sempre necessario. I serpenti corallo sono noti per la loro natura non aggressiva, in quanto sono creature timide e riservate. I loro morsi costituiscono meno dell'1% dei morsi di serpente in America. Il loro veleno è una neurotossina che paralizza i nervi e, a causa dei loro piccoli denti, devono masticare la loro preda per iniettare il veleno. Quando si sente minacciato, un serpente corallo arrotola la punta della sua coda per confondere l'attaccante sulla posizione della sua testa. Il misterioso e affascinante Mamba Nero chiama la sua casa la savana rocciosa e ama stare vicino ai tumuli di termiti. Con una gamma di colori che va dal grigio al marrone scuro, il suo nome deriva dall'interno scuro della sua bocca. I Mamba Neri detengono il titolo di alcuni dei serpenti più veloci a livello globale, raggiungendo velocità comprese tra 16 e 19 km orari su superfici levigate. Nonostante la loro feroce reputazione, gli attacchi provocati agli esseri umani non sono ancora provati. E in realtà questa specie di serpente è responsabile solo di un piccolo numero di casi letali ogni anno. Le vipere a squame seghettate possiedono un'affascinante capacità di produrre un rumore che gela il sangue, accompagnato da una straordinaria esibizione minacciosa. La forma unica delle loro squame permette loro di creare un prolungato sibilo o fruscio quando si muovono in modo particolarmente terrificante. Questi suoni servono come chiaro avvertimento per chiunque si trovi nelle immediate vicinanze del serpente. Nonostante siano responsabili di molte fatalità, senza trattamento i morsi delle vipere a squame seghettate sono fatali in meno del 10% dei casi. Questo contrasta fortemente con il re cobra e il mamba nero, i cui morsi non trattati causano un numero di mortalità significativamente più alto. Le vipere a squame seghettate sono note per la loro estrema aggressività e i loro attacchi fulminei, rendendole alcuni dei serpenti più veloci e imprevedibili al mondo. Quando sei a fare trekking nella boscaglia, ricorda di non disturbare gli eventuali serpenti che incontri, anche se non sembrano vivi. Alcuni serpenti furbi si fingono morti e possono colpire se disturbati. Se ne vedi uno, lasciagli spazio. Quando si tratta di serpenti, di solito sono piuttosto timidi e non ti daranno fastidio, a meno che non si sentano minacciati. Tentare di catturare o ferire un serpente è un grosso errore, poiché è in queste situazioni che si verificano la maggior parte dei morsi di serpente. E non farti ingannare dalle loro dimensioni? Anche i serpenti piccoli possono essere pericolosi.
Ad esempio, i giovani serpenti marroni nascono con il veleno, quindi è meglio ammirarli da una distanza sicura. Ogni anno, oltre 7.000 americani cadono vittime di morsi di serpente, spesso a causa di tentativi errati di maneggiarne o combatterne uno. È fondamentale evitare tali azioni e cercare immediato aiuto medico se morsi. Comprendere come distinguere tra serpenti velenosi e non velenosi è essenziale per valutare i rischi potenziali. Contatta un professionista se non sei sicuro dell'identità di un serpente e non maneggiarne mai uno, anche se sembra innocuo. Tieniti sempre pronto a prevenire un pericolo. Parole da cui prendere esempio. Ecco una lista di cose da fare. Se un cavo elettrico cade vicino a te, dovresti scappare. La corrente elettrica è ora ovunque sul terreno. Quando entra in contatto con una gamba, passa attraverso il corpo di una persona ed esce attraverso l'altra gamba, colpendo così l'intero corpo con una carica potente. Se ti perdi nella foresta, ascolta attentamente i suoni attorno a te. Forse sentirai il rumore di un fiume che scorre. Vai verso il suono e poi procedi a valle. Le persone spesso costruiscono case vicino alle fonti d'acqua, stagni o laghi. Prima o poi il fiume ti condurrà in un luogo dove c'è civiltà. Non mangiare mai neve se ti perdi in un luogo freddo e sei assetato. La neve fredda all'interno del tuo corpo porterà ipotermia. Perderai colore e ti congelerai rapidamente. È molto meglio sciogliere un po' di neve su un fuoco da campo e poi berla. Vedi quelle patate verdi al supermercato? Non mangiarle perché sono tossiche. Le patate producono solanina, una tossina che le protegge contro gli insetti. La produzione di questo veleno aumenta sotto i raggi caldi del sole. Certo, per avvelenarsi con la solanina dovresti mangiare molte patate verdi, ma anche se si tratta di una sola patata non farà bene al tuo corpo. Quindi perché mangiarla? Lo spray al peperoncino è utile per l'autodifesa, ma se hai paura di usarlo puoi tenere una torcia luminosa nella tua borsa. Punta la luce negli occhi del rapinatore per spaventarlo. Inoltre, questo metodo di autodifesa non danneggerà il rapinatore e non causerai ulteriori problemi. Se lasci una padella con olio su un fornello acceso, l'olio potrebbe prendere fuoco. In questa situazione, spegnere le fiamme con acqua sarebbe un grave errore. Le molecole d'acqua scenderanno sul fondo della padella, evaporando e spingendo l'olio verso l'alto. Questo porterà ad ancora più fiamme. Il modo migliore per spegnere un incendio causato da olio bollente è privarlo di ossigeno. Copri la padella con un coperchio e rimuovila dal fornello. Le fiamme non sono la cosa più spaventosa di un incendio. Il fumo è molto più pericoloso. Puoi avvelenarti molto rapidamente inalando monossido di carbonio. Pertanto cerca sempre di rimanere il più possibile vicino al suolo e copriti la bocca e il naso con un panno umido per filtrare l'ossigeno. Metti sempre uno specchietto o un fischietto in tasca quando vai in campeggio. Questi due oggetti ti aiuteranno a trovare il tuo gruppo se ti perdi. Il fischietto attirerà l'attenzione degli altri con il suono e lo specchio lo farà riflettendo la luce del sole. Quando nuoti nel mare o nell'oceano vicino alla riva c'è il rischio di essere preso in una corrente di risicca, ossia una corrente sottomarina che ti trascinerà sempre più lontano dalla spiaggia. Non cercare di nuotare verso la riva contro la corrente, sprecheresti solo le tue energie. Nuota sempre in parallelo alla riva in questi casi. Una volta che scappi dalla corrente potrai tornare in modo sicuro alla riva. Immagina che la tua auto rimanga bloccata sui binari del treno. Non farti prendere dal panico. Prima di tutto fai scendere tutti i passeggeri dal veicolo. Poi puoi chiamare il 112 e segnalare l'incidente. C'è un numero speciale ad ogni passaggio a livello. Comunica il numero alla polizia e loro avvertiranno il conducente del treno di fermarsi nella sezione specifica. Se inizi a sentirti male in mezzo alla folla, non chiedere a tutte le persone intorno a te di aiutarti. Molto probabilmente nessuno ti aiuterà. Non perché le persone siano cattive, ma perché ogni persona che passa penserà che qualcun altro ti aiuterà. Ma se scegli una persona e le chiedi aiuto, avrai più possibilità di ottenerlo. Ogni auto ha un termometro, un dispositivo che mostra la temperatura dell'aria esterna. A volte i produttori mettono il suo sensore dietro il paraurti anteriore, vicino al motore. Durante la guida, il termometro si riscalda a causa del motore e mostra una temperatura più alta. Anche se fuori è gelido, il dispositivo può indicare che fa caldo. Pertanto, non fidarti del termometro se è installato in questo modo. E se c'è del ghiaccio sulla strada e tu stai guidando completamente sicuro che l'asfalto sia asciutto? Senti quel profumo? Un improvviso e forte odore di pesce in casa potrebbe significare che è scoppiato un incendio elettrico in qualche stanza. Una presa o adattatore è in fiamme, emettendo questo odore sgradevole.
L'utilizzo di normale bicarbonato di sodio è un buon metodo per spegnere un incendio. Se non hai un estintore o accesso all'acqua, spargi questa polvere sul fuoco. Inoltre, questa sostanza può nascondere il tuo odore dai predatori. È utile se ti sei perso nel bosco e non vuoi che lupi o orsi sentano il tuo profumo. Utilizza del carbone normale una bottiglia di plastica per pulire l'acqua sporca. Tagli la parte inferiore della bottiglia e chiudi leggermente il tappo sulla sua parte superiore in modo che il liquido fuoriesca in un sottile getto. Metti il carbone dentro e aggiungi un po' d'acqua. Lasciala passare attraverso il carbone diverse volte, quindi scalda e fai bollire l'acqua. Ora puoi dissetarti. Porta sempre con te un po' di gomma da masticare quando vai in luoghi selvaggi. Se ti perdessi, masticare un chewing gum ti aiuterà a alleviare lo stress. Puoi anche usarlo come colla. Tieni sempre le chiavi della tua auto vicino al letto. Se un ladro entra in casa tua, usa le chiavi per attirare l'allarme dell'auto e spaventare il ladro. Ma è ancora meglio installare un buon sistema di sicurezza nella tua casa. Durante lo sci o lo snowboard c'è sempre la possibilità di essere travolti da una valanga. Se ti ritrovi sotto uno strato di neve, non cercare immediatamente di uscire. La tua mente è confusa e devi capire dove è su e dove è giù. Sputa e guarda in quale direzione scorre la saliva. Poi inizia a scavare nella direzione opposta. Quando il tuo aereo effettua un atterraggio di emergenza sull'acqua, il tuo istinto può spingerti a indossare immediatamente il giubbotto di salvataggio. Non farlo fino a quando non sei in acqua. Se indossi il giubbotto e l'acqua inizia a riempire la cabina, ti sarà difficile muoverti. Quindi raggiungi prima l'uscita di emergenza, poi indossa il giubbotto. Quando senti che qualcuno sta seguendo la tua auto, fai 4 tornanti a destra. In questo modo farai un giro intorno a un isolato. E se l'auto ti sta ancora seguendo dopo questo, guida fino al più vicino distretto di polizia. Mentre cammini all'aperto potresti notare o sentire i capelli sulla tua testa che iniziano a drizzarsi. Cerca subito un riparo, un fulmine sta per colpirti. I cani da assistenza indossano giacche speciali con la scritta servizio cane guida. Se un tale cane si avvicina a te, devi seguirlo. Potresti salvare la vita di qualcuno. Se una persona si trova in difficoltà e non c'è nessuno nelle vicinanze per aiutare, il cane inizierà a cercare qualcuno che possa salvarla. Durante un incendio le fiamme si diffondono più lentamente se le porte della stanza sono chiuse, quindi quando vai a letto chiudi la porta della camera, questo bloccherà le fiamme per un po', ma non dimenticare che è sempre meglio avere un buon allarme antincendio. I tornado si muovono velocemente, quindi se noti un vortice che sembra stare fermo devi correre, significa che il tornado si sta muovendo direttamente verso di te. L'odore di gas nella stanza indica una perdita, pertanto non accendere la luce, la più piccola scintilla può incendiare l'intera casa. Quando graffi una persona, il suo DNA rimane sotto le tue unghie. Questo può esserti utile in caso di un attacco, specialmente quando il rapinatore è scappato e vuoi aiutare la polizia a trovarlo. Se hai disturbato un nido di calabroni o un alveare, corri il più velocemente possibile in qualsiasi direzione. Prima o poi gli insetti smetteranno di inseguirti, ma se ti tuffi nell'acqua, aspetteranno fino a quando non uscirai. Stai sorvolando l'Oceano Pacifico quando improvvisamente una tempesta colpisce l'aereo facendolo tremare. L'aereo comincia a scendere e perdi il controllo. Indossi rapidamente un paracadute, lasci l'aereo e atterri su un'isola. Meno male che eri da solo sull'aereo e che trasportava merci all'estero. Per fortuna la tempesta non ha danneggiato il paracadute. Te ne liberi e vai verso il rifugio più vicino, sotto alcune palme dove aspetti che la tempesta finisca. Il sole splende e le onde sembrano gentili e amichevoli. Ti svegli e ti guardi attorno. Non c'è altro che una grande distesa d'acqua in tutte le direzioni. Non c'è una barca, un essere umano o un altro essere vivente in giro. Perlustri l'isola, cercando di trovare qualcosa. Non sai nemmeno cosa stai cercando. Su un lato dell'isolotto ci sono dei rottami metallici e dei resti dell'aereo che sono stati portati a riva. Ti precipiti lì e cerchi di vedere se c'è qualcosa di utile. Peccato che sia tutto distrutto. Tuttavia, una scatola sigillata ce l'ha fatta. La apri e trovi decine di rotoli di nastro adesivo accatastati l'uno sull'altro. Dopo aver attraversato l'isola, torni all'accampamento, trascinando la scatola di nastro adesivo. Cerchi di capire cosa fare. Ben presto, però, ti si accende una lampadina. Ci sono alcuni punti dell'isola che sono difficili da raggiungere e, dato che le scarpe sono state danneggiate, dovresti trovare dei sandali. Per farlo, afferri alcuni rami e usi il nastro adesivo per creare un nuovo paio di scarpe. Dopo molti tentativi falliti quasi ti arrendi, ma poi attacchi del nastro adesivo a pezzi di corteccia d'albero grandi più o meno come il tuo piede. Quelle saranno le suole delle scarpe. Il nastro adesivo è liscio e non fa male ai piedi. Dopo aver aggiunto alcuni rami, avvolgi il nastro adesivo intorno ai piedi e voilà! Ecco dei sandali fatti a mano. Ora potrai avventurarti nelle zone rocciose dell'isola senza timore.
Mentre cammini, inizi a sentire caldo. La maglietta intorno alla testa non basta a proteggersi. Con del nastro adesivo puoi creare un cappello con l'aiuto delle foglie, poi lo metti in testa. Ora sei al sicuro. Dopo un po', il mare riporta indietro alcuni oggetti sull'isola. A quel punto cominci a sentire lo stomaco brontolare. Poi, da una scogliera rocciosa, vedi alcuni grossi granchi e pesci appetitosi, ma non riesci a prenderli a mani nude. Afferra un lungo ramo, prendi alcune foglie di palma e lega tutto insieme per creare una rete. Poi usa il nastro adesivo per rinforzarla e vai verso la barriera corallina. Indossi i tuoi sandali di fortuna e il cappello per proteggerti la testa e porti la rete per catturare qualche pesce. Finora hai usato solo due rotoli di nastro adesivo. Dopo un po' riesci a catturare alcuni pesci e granchi e li riporti all'accampamento. Accendi un fuoco e cominci a grigliare il pescato. Ti siedi su un tronco, ma non è molto comodo. Allora prendi del nastro adesivo e costruisci un tappetino. Una volta che il cibo è pronto, il gioco è fatto. Ora un altro problema, l'acqua. Non c'è acqua fresca nei dintorni, ma sta per arrivare un temporale. Nel frattempo prendi alcune noci di cocco e mangi il dessert bevendone il latte per rinfrescarti. Prepari una piccola capanna raccogliendo rami e foglie e fissandoli con il solito nastro adesivo in modo che l'acqua non possa infiltrarsi nella nuova casa. Allo stesso tempo puoi creare un imbuto per raccogliere l'acqua piovana. Dopo essere entrata nell'imbuto, l'acqua viene raccolta in un laghetto di fortuna, anch'esso realizzato con il nastro adesivo. A quel punto hai usato quasi la metà dei rotoli di nastro adesivo. La tempesta inizia a scatenarsi e rimani nella capanna, dove c'è il nuovo tappetino. Sei annoiato, quindi costruisci una sedia e un tavolo con il nastro adesivo per rendere la capanna un po' più confortevole. Inizia a piovere e noti che nel serbatoio che hai costruito si è accumulata dell'acqua. La bevi subito, usando il guscio di una noce di cocco come bicchiere. La capanna riesce a resistere alla tempesta e puoi riposare un po' sul comodo materassino. Il giorno dopo controlli le scorte di nastro adesivo e noti che sei a metà strada per finire l'ultimo rotolo di nastro. Hai costruito una capanna solida e sicura e c'è una scorta di cibo costante dalla barriera corallina. Sono già passati 5 giorni sull'isola, quindi è arrivato il momento di trovare una via d'uscita. Hai fatto del tuo meglio per cercare aiuto, ma niente, non c'è un aereo o una nave in vista. Sei alla disperata ricerca di una via d'uscita, quando avvisti una nave da carico molto lontana. Bisogna agire in fretta. Dopo aver esaminato la scatola di nastro adesivo, decidi di creare una zattera per salpare. Raccogli cibo e acqua sufficienti per il viaggio e ti metti al lavoro. Inizi raccogliendo grossi tronchi come base e mettendoli uno accanto all'altro. Hai a disposizione una corda fatta di corteccia d'albero e foglie per legare insieme i tronchi. È abbastanza grande. Poi prendi un'altra serie di tronchi da mettere sopra la base e ripeti lo stesso processo per creare un secondo strato. In questo modo si riduce al minimo il rischio di affondare. Alla fine chiudi con il nastro adesivo tutti i punti deboli per rinforzare la zattera. Usi alcuni rami per creare remi con pagaie fatte di nastro adesivo. A questo punto hai usato circa il 75% delle scorte, compreso il nastro usato per costruire la capanna e tutto il resto. Non è forte come il nastro isolante, ma fa comunque il suo lavoro. Dopo aver terminato la base e i remi, crei una piccola capanna per riparare il cibo e le provviste e proteggere il tutto dalle onde. Inoltre costruisci un albero di legno e usi un pezzo di stoffa come vela. Metti la zattera in acqua e inizi a remare. Fin qui tutto bene. Apri la vela e ti lasci portare dal vento. Ti volti e guardi l'isola che è stata la tua casa negli ultimi 5 giorni. Stai affrontando un viaggio pericoloso, rischiando tutto, ma restando sull'isola troppo a lungo sicuramente non ce l'avresti fatta. È già passata un'ora e l'isola è appena visibile. La nave si sta avvicinando. Hai ancora un rotolo di nastro adesivo da usare in situazioni di emergenza. Le acque sono calme e si vedono i delfini nuotare intorno. Mangi un po' di pesce e bevi un po' d'acqua prima di notare che le onde sono diventate più grandi. Richiudi la vela e ti metti al riparo. È un bene che la zattera sia robusta. Le grandi onde si infrangono contro di essa, facendo cadere parte del cibo e dell'acqua. Ma la zattera è ancora tutta intera. Con il passare del tempo, il sole inizia a tramontare e non c'è ancora alcun segno di vita. Usi il resto del nastro adesivo per riparare la zattera. Anche se hai perso un po' di cibo durante la tempesta, hai ancora la rete per catturare altri pesci. Accendi un piccolo falò dentro una noce di cocco, cucini il pesce e inizi a mangiare.
Ti volti e vedi una nave che viene verso di te. All'inizio non succede nulla, poi qualcuno sulla nave si accorge di te. Fanno scendere una barca di emergenza per salvarti. Si può dire che il nastro adesivo ti ha davvero salvato la vita. Finalmente ce l'hai fatta. Dopo tanto allenamento sei pronto per il primo lancio in paracadute. Pieno di fiducia mentre l'aereo raggiunge la quota di circa 3600 metri, raggiungi il portellone dell'aereo. All'ultimo momento senti l'istruttore urlare qualcosa. Non ho controllato il paracadute! Non hai capito nulla e nel lanciarti noti solo la sua espressione preoccupata. Qualcosa non ti torna. Tiri la maniglia per liberare il paracadute, ma il paracadute non si sgancia nel modo previsto. Si è incastrato formando un grosso batuffolo e ora tutti vortici sempre più velocemente. Le vertigini si fanno sentire, ma è necessario riprendersi. Ogni secondo è cruciale e a questa altitudine hai meno di un minuto per agire. Ti predisponi allargando il corpo con le braccia e le gambe estese a formare una X. In questo modo poni un po' più di resistenza all'aria, stabilizzandoti. Rallenti leggermente e hai più tempo per attivare il paracadute di riserva. Ancora stordito da tutti quei giri, cerchi di ricordare dove tirare. Afferri quella che pensi sia la cinghia giusta e la tiri con forza. Oh no! È la cinghia che regola le fibbie sulle gambe. Hai allentato lo zaino sulla schiena e ora stai scivolando via. Non è decisamente il tuo giorno fortunato. Tieni duro e stringi la cinghia. Fortunatamente la procedura di sicurezza ti torna in mente. Fase 1. Staccare il paracadute principale con la maniglia rossa. Fatto. Ora sei di nuovo in caduta libera. Fase 2. Trovare la maniglia argentata per aprire il paracadute di riserva. Bisogna fare in fretta. Il terreno si sta avvicinando. Dov'è la maniglia? Eccola lì, sul petto, a sinistra. La strattoni con forza. Il paracadute si apre e si dispiega, frenando la discesa. Ora sei sollevato. Un'esperienza da togliere il fiato. Il cuore batte fortissimo, finalmente puoi goderti il panorama. Per circa 10 secondi prima di atterrare. Dolcemente. Ehi, divertente, la prossima volta vengo anch'io. Come sempre, invece di prendere le scale, usi l'ascensore. Le probabilità che si guasti sono 1 su 10 milioni. Quelle di essere colpiti da un fulmine sono 10 volte maggiori. Ma oggi ti trovi in un ascensore sfortunato. Mentre scendi dal quinto piano, il sistema di pulegge si guasta, un cavo si spezza e l'ascensore crolla. Ti sdrai rapidamente sulla schiena, mettendo un braccio intorno alla testa per proteggerla dall'impatto e l'altro braccio sul viso per proteggerlo da eventuali oggetti in caduta. Distendi le gambe aperte e in un paio di secondi ti prepari all'impatto. L'ascensore conclude la sua corsa e i detriti dall'alto cadono intorno a te. Ottimo lavoro, hai evitato ferite gravi. Ma sarebbe possibile evitare l'impatto saltando? Vediamo. Saltando troppo presto, l'impatto sarebbe più grave perché la velocità di discesa aumenterebbe. Saltando invece troppo tardi, la velocità del salto verso l'alto ti farebbe sbattere la testa perché l'ascensore si sarebbe già fermato. Dovresti saltare nel momento preciso dell'impatto per avere la giusta velocità, ma non avendo la possibilità di vedere attraverso l'acciaio, si tratterebbe solo di fortuna. Quindi è sempre meglio sdraiarsi a terra. Ogni giorno vai al lavoro in auto, passando sullo stesso ponte. Oggi c'è più traffico del solito e sei bloccato in un ingorgo. Il ponte inizia a scricchiolare. Purtroppo è possibile che i ponti strutturalmente difettosi crollino sotto un peso eccessivo. Ed eccoti qui. Una volta in acqua l'auto inizia a galleggiare, ma il livello dell'acqua al suo interno sta lentamente salendo. Cerchi di mantenere la calma e di fare un respiro profondo. Prima che l'auto affondi del tutto hai almeno 2 minuti a disposizione. Devi agire in fretta e abbassare il finestrino. Mentre ti togli la cintura di sicurezza noti che l'acqua ha già superato i finestrini. Cerchi di abbassarli ma sono bloccati dalla pressione. Hai perso l'occasione. Stai sprofondando ancora di più, quindi pensi di aprire la portiera, ma è meglio non farlo. In quel modo il veicolo affonderebbe ancora più velocemente. Inoltre sarebbe più pericoloso uscire. L'auto tocca il fondo e l'acqua continua a entrare lentamente. Provi comunque ad aprire la portiera, ma la pressione è così forte che non si muove. L'acqua continua a entrare. Probabilmente una volta raggiunto un certo livello all'interno, la pressione sarà più bilanciata e sarai in grado di aprire lo sportello. Ma a quel punto la quantità di aria sarebbe così limitata che, se le porte non funzionassero, non avresti scampo. L'unica opzione rimasta è rompere il finestrino. La pressione esterna ti aiuta e l'acqua si riversa rapidamente all'interno.
Fai un ultimo respiro profondo tenendoti a telaio. L'auto si riempie rapidamente e la pressione si bilancia. Ti sporgi oltre il finestrino e con i piedi sul telaio spingi verso l'alto arrivando in superficie. Mentre stai facendo un'escursione in un bosco, trovi il posto perfetto per ammirare il tramonto. Scatti una foto ed è bellissima. Ma aspetta, quale strada bisogna fare per tornare al campo? Si sta facendo buio e non hai idea di come sei arrivato qui. Controlli il telefono. Hai l'app map e quindi non c'è nessun problema, giusto? In teoria no, ma hai scattato troppe foto e la batteria si è scaricata. Sai che è possibile sopravvivere fino a 3 ore senza riparo in condizioni climatiche avverse. Puoi restare senza acqua per 3 giorni e fino a 3 settimane senza cibo. È necessario stabilire le tue priorità in ordine di importanza. Per prima cosa dovrai costruirti un riparo. Per sostenere il tetto, appoggi un grosso bastone su un albero. Poi costruisci 2 pareti sui lati, creando una struttura robusta. Con le foglie trovate nella foresta copri il tetto per isolarlo e proteggerlo. All'interno ricavi un bel materasso di foglie. Entri e aspetti che faccia giorno, sperando in un sonno rilassante. Hai dormito malissimo, ma non c'è tempo per lasciare una recensione al tuo alloggio. Devi assolutamente trovare una fonte di acqua dolce. Segui un declino nel terreno e trovi un ruscello. Acqua pulita. Continui a camminare seguendo il corso del ruscello, sperando che ti porti a un fiume. È più probabile trovare persone e segni di civiltà lungo i grandi corsi d'acqua. Passano le ore e la pancia brontola. Ti guardi intorno alla ricerca di qualche spuntino. Vedi bacche e funghi, ma non li riconosci. Meglio starne alla larga se non si è sicuri che non siano velenosi. Cerchi degli insetti sotto dei vecchi tronchi e rami. Hai trovato alcuni vermi che possono essere mangiati crudi. Altri insetti, se cucinati, possono essere una fonte importante di ferro, proteine e vitamina B12. Li guardi e ti passa l'appetito. Magari più tardi. Finalmente il ruscello si immette in un fiume e poco più avanti scorgi un ponte. Non è quello che è accaduto prima. La lotta è finita. Getti via gli insetti e inizi la prossima avventura. Trovare una tavola calda. Non verrò nemmeno in campeggio con te. Cammini in un campo, il vento si alza e poco lontano si sta formando un tornado. Inizi a correre per sfuggirgli, ma non riesci a seminarlo, visto che viaggia a circa 90 km orari. La preoccupazione principale non è il tornado in sé, ma gli alberi e gli edifici che il tornado travolge, trasformandoli in pericolosi oggetti volanti. Volano in aria a velocità folli, trasportati da venti impetuosi, che raggiungono i 480 km orari. Cerchi un riparo, ma non trovi nulla. L'unica possibilità è un fosso non circondato da alberi o altri oggetti frangibili. Ti sdrai nel fosso e per proteggerti ti copri la testa con la giacca, tenendola giù con le braccia. Mentre sei sdraiato, circondato da un fragore impressionante, ti senti come in un gigantesco motore a reazione. È un suono terrificante, ma per fortuna non ti trovi lungo il percorso del tornado. Alcuni piccoli detriti volano sulla tua testa. Li senti fischiare molto chiaramente, molti cadono intorno a te. Per fortuna, però, non vieni colpito. Tutto si calma. Controlli il respiro e cerchi di rilassarti. Non ti alzi, non ancora, perché il peggio potrebbe non essere passato. I tornado possono durare da alcuni secondi fino a un'ora. Non vuoi correre questo rischio e rimani nel fosso per tutta l'ora. Alla fine, quando è chiaro che il tornado è lontano, spolveri la giacca e torni a casa. In ogni caso, sei stato davvero sfortunato. Meglio cancellarti dai miei contatti e toglierti l'amicizia sui social. E lo farò, appena sarò uscito da questo ospedale. Stai guidando con la tua amica Annie nel selvaggio outback australiano. Fa molto caldo e il sole è alto nel cielo. Vedi un gruppo di simpatici canguri che saltellano proprio davanti a voi. Fermate la macchina e scendete per riprenderli con il vostro telefono. Fai partire una diretta social per impressionare i tuoi amici e follower. E improvvisamente uno dei canguri salta verso di te a tutta velocità, pronto a colpirti. Va bene, fermiamoci qui un attimo prima che tu o la tua amica vi facciate male. I canguri sono dotati di zampe estremamente potenti, che possono farli saltare da terra fino a un'altezza di circa 9 metri e di raggiungere una velocità di circa 50 km orari, molto più veloci di qualsiasi essere umano. Quindi, se stai pensando di superare un gruppo di canguri arrabbiati o semplicemente un singolo canguro, non farlo. Ti inseguiranno e ti colpiranno ancor prima che tu possa raggiungere la tua velocità massima. Le loro code sono lunghe e muscolose, a volte si comportano come un quinto arto, specialmente quando brucano nei campi.
I canguri mangiano generalmente erba, proprio come le mucche, ma si nutrono anche di arbusti, muschio e persino di funghi. Le loro code sono essenziali per mantenere l'equilibrio. Possono brucare degli arbusti posti a 2 metri di altezza, grazie alla loro coda che si estende per almeno la metà. Torniamo a voi, ragazzi. Il canguro è a pochi metri. La prima cosa che dovete fare sarà proteggere il vostro corpo. Giratevi di lato e stendete il braccio in fuori. Assicuratevi che la vostra testa sia fuori dalla sua portata. Le zampe hanno artigli molto affilati, dovete evitare che vi colpiscano, specialmente alla testa. Possono calciare con entrambi i piedi. Per farlo, appoggiano il corpo sulla coda ed estendono entrambe le gambe per respingere i loro aggressori, cioè Annie e te. I loro piedi sono enormi, quindi ancora più pericolosi. Bene, il tempo è ancora in pausa. Tu e Annie vi mettete in posizione e siete pronti per l'attacco del canguro. E azione! Il canguro si trova faccia a faccia con te, come un pugile sul ring. Si avvicina. Tu sei nella posizione corretta per ridurre il più possibile i danni. Anche se sai come difenderti, affrontare un canguro di 2 metri non è la migliore delle situazioni. Tutto quello che puoi fare adesso è indietreggiare lentamente, senza spaventarlo. Non voltargli le spalle, potresti ricevere un attacco a sorpresa. Se indietreggiare non serve, fagli sapere che ha vinto questa battaglia. Non ricambiare il contatto visivo e, se puoi, rannicchiati al suolo. Questa situazione è nata perché probabilmente ti sono sfuggiti alcuni segnali di avvertimento mentre li osservavi da lontano. I canguri non stavano battendo i piedi perché erano contenti di vederti, stavano solo cercando di dirti di stare lontano. Quando uno di loro è saltato verso di te, si è alzato in piedi sulle gambe e ha flesso i muscoli per mostrare il suo dominio. L'errore più grande in assoluto è stato accostarsi mentre stavano pascolando tranquillamente. Hanno pensato a te come a una minaccia e hanno attivato la loro modalità difensiva. Il gruppo ha diversi joey, o cuccioli di canguro, che sporgono la testa dai marsupi delle loro madri. Le femmine di canguro hanno una protuberanza sulla pancia a forma di tasca, in grado di ospitare i piccoli. Alla nascita sono grandi quanto un chicco d'uva, ma col tempo diventano dei giganti. In 10 mesi i joey sono abbastanza grandi da uscire dal marsupio della mamma e saltare autonomamente. Tu e Annie siete sopravvissuti al confronto per ora. Ma cosa succede quando ti trovi faccia a faccia con un canguro di 12 metri? Sto scherzando, siamo realisti. Affrontare un grizzly sarebbe estremamente complicato. La prima cosa che devi sapere sui grizzly è che sono adorabili quando raccolgono le bacche o si grattano la schiena sulle corteccie degli alberi, ma hanno anche un lato oscuro decisamente più spaventoso di quello di un canguro. Ti stai finalmente rilassando con Annie, hai organizzato un picnic e tutto sembra tranquillo. Improvvisamente, seguendo l'odore del cibo che hai portato, si avvicina un grizzly. Non fatevi prendere dal panico, fermeremo il tempo qui per darvi la possibilità di pensare a cosa fare. In generale, il modo migliore per sopravvivere all'attacco di un grizzly è quello di evitarlo del tutto. I grizzly sono degli animali perennemente alla ricerca di cibo. Il loro senso dell'olfatto è imbattibile e, proprio per questo motivo, è riuscito a trovarvi. Beh, a trovare il vostro pranzo. L'orso si avvicina sempre più. Non c'è bisogno di farsi prendere dal panico. Dovresti far capire all'orso che non sei una minaccia, ma un semplice ospite nel suo territorio. Allontanati lentamente mentre parli con un tono basso e calmo. L'orso deve capire che sei sottomesso, perché lui è la creatura dominante in questo incontro. Cerca di mantenere la calma e di non voltare le spalle per darti alla fuga. In questo modo scatenerai nell'orso la voglia di inseguirti. Te lo anticipiamo, non sarai il vincitore della corsa. Gli orsi sono molto più veloci degli umani, possono nuotare e arrampicarsi sugli alberi. Quindi, a meno che non ti spuntino le ali, evita di scappare. Dovresti anche evitare il contatto visivo. Proprio come i canguri, carini e coccolosi, gli orsi lo prendono molto sul serio e osservano ogni tua mossa. Considerano anche il contatto visivo diretto come un segno di aggressione, come se tu volessi sfidarli. Ai grizzly piace anche giocare al gioco del pollo. Ti senti chiamato in causa, eh? Rimangono in attesa delle tue mosse. A volte possono anche fingere una carica per vedere la tua reazione. In entrambi i casi devi mantenere la tua posizione. Se l'orso abbassa la testa e punta il collo verso di te, allora vuole caricarti. Dato che abbiamo fermato il tempo, al momento, non sappiamo con certezza quale sarà la sua prossima mossa. Premiamo di nuovo play per vedere cosa farà. Dovrai pianificare la tua prossima mossa in base a quella dell'orso. Azione! L'orso grizzly sembra non mostrare alcun segno di aggressività finora, è solo curioso della situazione. Ricorda il tuo addestramento, nessun contatto visivo. Ok, l'orso sta mostrando qualche segno di aggressività ora, potrebbe potenzialmente attaccarti. Mantieni la posizione, si sta avvicinando.
La cosa migliore da fare in questo scenario è sottomettersi completamente, sdraiandosi a faccia in giù a terra e coprendosi la testa con le braccia. Non muoverti. L'orso potrebbe intuire che ti stai sottomettendo e andarsene. A volte gli orsi rimangono nei paraggi per un po' prima di lasciare in pace la potenziale preda. Per fortuna quest'orso voleva solo il vostro cibo. Afferra i panini e scappa via. Questa volta siete stati fortunati, ma se l'orso vi attaccasse, dovreste essere pronti a respingerlo più e più volte. Potete usare qualsiasi oggetto a vostra disposizione per aiutarvi. Conviene mirare ai punti più sensibili, come gli occhi e il naso, con tutta la vostra forza. Ciò che distingue i puma dagli altri predatori è che sono eccellenti cacciatori. Hai deciso di fare un'escursione nella foresta. Non ti rendi conto che c'è un ospite indesiderato sulle tue tracce. I puma seguono le prede che considerano particolarmente appetibili, sono in grado di spuntare fuori dal nulla quando sanno che il momento è favorevole. Questi enormi gatti generalmente non attaccano le persone, ma nessuno veramente sa cosa abbiano in mente. La regola generale quando ci si trova faccia a faccia con un puma è più o meno la stessa degli altri animali: mantenere la posizione e non correre. Correre non farà altro che scatenare il gattone, che vi raggiungerà in poco tempo. Questi felini sono incredibilmente forti e hanno dei riflessi molto rapidi. I loro artigli sono potenti e i loro morsi anche peggio. Nessuno al mondo vorrebbe trovarsi nella condizione di essere inseguito da un puma. Fermiamo il tempo, così saprai cosa fare. Ora che sei in piedi, fai in modo di apparire più grande. Esatto, alza le braccia e gonfia il petto. Mantieni sempre il contatto visivo per cercare di affermare il tuo dominio. Non devi apparire più debole o sottomesso, a differenza di quando affronti un grizzly o un canguro. Al contrario, devi mostrare che sei più potente di lui. Quindi non rannicchiarti e non sudare. Lui intanto sta osservando ogni tua mossa. Gli sviluppi dipendono davvero dal puma. Riprendiamo. Il suo comportamento sta diventando più aggressivo. È pur sempre un felino che non vuole perdere nessuna battaglia. Se aumentare il tuo volume non ha sortito alcun effetto, allora prova ad agitare le braccia e a gridare a squarciagola. Potresti lanciargli delle pietre per spaventarlo. Questo sicuramente ti metterebbe in una posizione di vantaggio. Il gattino sembra che voglia attaccare. Non importa come, ma non mollare. Dopo un po' il puma si sottomette e scappa. Hai vinto questo incontro. Ora, il fatto che tu l'abbia fatta franca non significa che tu sia a posto in futuro. Quando un puma ti attacca, la tua unica opzione è quella di reagire. Prova degli oggetti nelle vicinanze che ti aiutino e non arrenderti. Senti qua, non potrai uscire dal bagno per un mese intero e i tuoi amici si alterneranno per portarti da bere e da mangiare. Potrai regolare la temperatura dell'acqua ogni volta che lo desideri, per evitare che diventi troppo fredda. Ma non ti spaventa, anzi, ti gasa l'idea che guadagnerai un bel po' di soldi, diverse centinaia di euro, se resisterai per un mese. È la scommessa che hai fatto con i tuoi amici solo poco tempo fa, seduto in un bar del tuo paese, al mare. Non sapevi a cosa vi avrebbe portato una semplice conversazione. Parlavate dell'evoluzione dell'umanità e la conversazione si è concentrata principalmente sul fatto che gli esseri umani potrebbero evolversi in mammiferi acquatici, diventando come sirene. Sta tutto nell'evoluzione, hai detto ai tuoi amici. Loro non si sono convinti nemmeno quando hai fatto l'esempio delle dita rugose che ci vengono quando stiamo in acqua troppo tempo, un tratto evolutivo che abbiamo sviluppato per assicurarci di avere presa mentre peschiamo in acqua. I tuoi amici non capivano come ciò potrebbe essere correlato alla possibile evoluzione in creature marine. Volevi dimostrare che stavano sbagliando e, mentre loro ridevano e si divertivano cambiando argomento, tu sei rimasto concentrato su una domanda. Come posso dimostrare che si sbagliano? Poi ti è venuta un'idea, ti sei alzato puntando il dito verso il cielo e hai detto: «Scommetto che posso stare in una vasca da bagno per un mese intero». Ed eccoti qui, a seguire gli accordi su cui sembri avere dubbi. Ma sai di particolari evoluzioni umane che riaccendono in te la fiducia. Ci sono stati dei casi nella storia di persone che si sono adattate naturalmente a vivere a strettissimo contatto col mare. Insomma, credi che la tua scommessa possa funzionare. Ad esempio, i nomadi del mare nel sud-est asiatico pescano da 1000 anni in modo peculiare, immergendosi nelle profondità marine per catturare pesci, armati solo di una lancia. Questi nomadi si sono adattati crescendo di dimensioni nel corso dei secoli, il che gli ha permesso di pompare più ossigeno negli organi vitali e di immagazzinare di più per fare immersioni in acque profonde. Prendi fiducia, quindi, e aspetti il giorno in cui inizia la scommessa.
Nelle prime ore ti sembra tutto ok, lo trovi un gioco da ragazzi e ci ridi su, perché sei convinto che sarà una vittoria facilissima e ti immagini già cosa comprerai con quei soldi. La prima notte dormi bene, incurante però che la tua pelle assorbe l'acqua nella vasca da bagno mentre dormi. A ogni ora che passa la tua pelle assorbe più acqua. Tra i due strati si formano bolle d'acqua che creano grumi visibili sullo strato esterno della pelle. Quando ti svegli il giorno dopo, ti spaventi un po' nel vedere come si è trasformata la tua pelle. Ti guardi le mani. Sono tutte bianche, la pelle si sgretola e le tue braccia sono ricoperte da grossi grumi di liquido. Non è una bella vista. Senti qualcuno entrare in bagno e cerchi di calmarti. È solo il primo giorno, dopo tutto. Devi farti forza, devi vincerla questa scommessa, non solo per i soldi, ma anche per avere ragione. In bagno entra un tuo amico con un vassoio di cibo. Quando vede i grumi sulle tue braccia sbianca. Si preoccupa e ti chiede se stai bene, ma tu sorprendentemente ti senti bene e rispondi che hai giusto un po' di prurito. Sei piuttosto curioso di sapere come mai non senti dolore, dati i segni che hai sulle braccia. Senza pensare, inizi a grattarti quelle grandi bolle sulle braccia. Continui a strofinarti il braccio per vedere la reazione della pelle. Provi una sensazione di liberazione con le braccia esposte, come se avessi rimosso del peso non necessario. Ti ritrovi con un nuovo strato di squame al posto della pelle. Il tuo amico ti prega di interrompere la scommessa, visto l'improvviso cambiamento del tuo aspetto, ma tu sostieni che stai bene e che vuoi continuare. La posta in gioco è alta e tu questa scommessa la vuoi vincere disperatamente. Quando il tuo amico lo accetta e se ne va, chiedi un upgrade a una jacuzzi. Passi presto al lusso della jacuzzi e ormai non ti vengono a trovare solo i tuoi amici, ma anche i tuoi compaesani, perché eventi come questo non rimangono segreti a lungo in un paese così piccolo. Con il passare dei giorni, al posto della pelle ti compaiono più squame che coprono gambe, braccia e parte bassa della schiena. Su gran parte del corpo ancora ti si vede la pelle, ma le squame si stanno diffondendo rapidamente, come un'eruzione cutanea. Ti stanchi presto della tua vasca idromassaggio e i tuoi amici sono ben lieti di farti un altro upgrade nella piscina di paese, vicina al mare. Sei all'ultima settimana della scommessa e ormai tutto il paese ti conosce. Sei l'uomo tritone. La cosa che più trovi incredibile, però, è che la gente che viene a trovarti in piscina non ti giudica e non ha paura. Sono semplicemente felici e incuriositi da questo spettacolo fantastico. La piscina è grande, ma non è riscaldata. Un ragazzo ti chiede se stai bene con quella temperatura, ma tu non ti accorgi nemmeno del freddo e ti senti ok. La tua alimentazione è cambiata in modo significativo, preferisci principalmente il pesce. Tra le dita delle mani e dei piedi si è formato un tessuto e ti si sono aperte piccole fessure su entrambi i lati delle costole, formando branchie per permetterti di respirare sott'acqua. Man mano che continui a evolverti, ti rassicuri dicendoti che manca poco e che non vuoi altro che vincere questa scommessa. Ripensi a quasi un mese prima, quando tu e i tuoi amici avete fatto la scommessa. Pensi ai soldi, alle centinaia di euro. Presto ne sarà valsa la pena. E poi tornerai normale, perché sicuramente è tutto temporaneo. Finalmente arriva l'ultimo giorno della scommessa. È stata organizzata una grande festa per celebrare la tua vittoria. Tutto il paese partecipa alla celebrazione. Ci sono una band e un grande banchetto. Ti diverti con i tuoi compaesani, preferendo però di restare in acqua, ovviamente. I ragazzi ti lanciano del pesce e tu lo afferri con la bocca, ridendo. Salti in aria, facendo delle mosse a cui applaudono tutti. Man mano che la festa continua, ti allontani lentamente, tornando solitario in piscina. I festeggiamenti e le attenzioni ti stancano. Guardi i tuoi compaesani, come ridono e come fanno festa. Ti senti un po' fuori posto, a nuotare da solo in questo piccolo paese. Senti un improvviso bisogno di andartene e non ti interessa più festeggiare. Non ti interessano più i soldi della scommessa. Non ti interessa aver dimostrato a tutti che si sbagliavano. Senti solo il desiderio di essere libero. Nuoti fino al bordo della piscina, è buio, quindi nessuno può vederti scappare. Quando esci, il peso del tuo corpo fuori dall'acqua è così pesante e le gambe e le braccia sono così deboli che collassi e devi strisciare molto lentamente verso la spiaggia. Alla fine arrivi a riva e crolli mentre raggiungi l'acqua senza fiato. Le piccole onde di acqua salata che senti schizzare sul viso ti rinvigoriscono dopo il tuo estenuante viaggio.
Quando senti di aver raccolto abbastanza energia, inizi a nuotare verso acque più profonde. E come un pesce nell'acqua, nuoti con facilità e senti che, ora che nuoti in mare, è come se fossi stato in gabbia tutta la vita. Ora sei finalmente libero. La sensazione di avere un'enorme distesa d'acqua tutta per te ti sembra il paradiso e, mentre nuoti più a largo, ti volti a guardare il tuo paese un'ultima volta. Guardi quel paese che una volta era tutto ciò che conoscevi e ascolti i suoni smorzati in lontananza, ricordandoti della vita che avevi lì. Non provi emozioni guardando indietro. Non senti né rimpianti né rimorsi. Quindi ti immergi sott'acqua, pronto a iniziare la tua nuova vita in fondo al mare. Dunque, è una domenica pomeriggio e stai facendo la spesa al supermercato, quando ti imbatti in un pacco gonfio nel corridoio dei prodotti freschi. Controlli le informazioni sul prodotto ed è ben entro la data di scadenza. Allora ti chiedi, perché ha questa forma insolita? La risposta non è sempre scontata. Per alcuni tipi di prodotti freschi, come carne, pesce, frutti di mare, formaggi e insalate, gli scienziati hanno inventato una cosa nota come MAP, o confezionamento in atmosfera modificata. Per garantire che questi tipi di prodotti con una conservazione relativamente breve rimangano freschi il più a lungo possibile, nella confezione introducono una combinazione di gas. Avviene prima che il prodotto raggiunga il supermercato. Un professore francese della facoltà di farmacia di Montpellier ha inventato questo metodo dopo aver notato che la frutta rimaneva fresca più a lungo in condizioni di conservazione a basso contenuto di ossigeno. I gas nelle confezioni MAP possono variare da prodotto a prodotto, ma l'idea principale è quella di sostituire o ridurre l'ossigeno. Viene generalmente sostituito con azoto o anidride carbonica. Ma solo perché un prodotto viene venduto entro la data di scadenza non significa che sia sempre sicuro da mangiare, soprattutto se la confezione è rovinata. I gas all'interno potrebbero anche essere un segno che il prodotto è avariato. Ecco perché la miglior cosa da fare sarebbe controllare se il prodotto è scaduto. Se non lo è, controlla se ci sono eventuali odori insoliti o danni alla confezione. Se qualcosa non torna, allora non rischiare. In caso di domande o dubbi, puoi chiedere allo staff del supermercato. Oggigiorno, la maggior parte dei supermercati ha un layout che consente di fare la spesa in modo logico. Prima si trovano gli articoli non deperibili, poi i prodotti refrigerati e congelati. La frutta e la verdura dovrebbero trovarsi per ultime, in modo da non finire sul fondo del carrello. A nessuno piacciono i pomodori schiacciati. E, visto che parliamo di frutta e verdura, ti consiglio di acquistarle al mattino presto, se possibile. Le verdure rimarranno fuori tutto il giorno e potrebbero perdere consistenza o appassire. Un consiglio veloce sulla gestione degli sprechi. Non acquistare mai più prodotti di quelli che intendi utilizzare in una settimana. La maggior parte della frutta e della verdura non durerà così a lungo, quindi è meglio non cedere alle tentazioni. Fare shopping a stomaco pieno potrebbe aiutarti, tanto quanto fare shopping con una lista di cose da acquistare. Ispezionare accuratamente la confezione di ogni prodotto può toglierti di torno qualche eventuale rogna in seguito. I prodotti refrigerati devono essere freddi al tatto, mentre quelli congelati devono essere solidi e integri. Quando arrivi a casa, assicurati di mettere tutto in frigo il prima possibile. In linea generale, non dovresti tenere nulla fuori dal frigorifero per più di 2 ore. Altrimenti la qualità del prodotto sarà compromessa. L'acquisto di erbe aromatiche in vaso potrebbe non essere la prima cosa nella tua lista, ma è sicuramente da considerare. Non solo sono economiche, ma sono anche facili da coltivare e curare. Immagina di avere un bel giardino di erbe aromatiche sul tuo balcone o anche in cucina. Non sarebbe bello? Avresti sempre del basilico fresco per guarnire i tuoi piatti. Dato che sei ancora al supermercato, prendi anche dei filtri per il caffè americano. Potresti non avere questo tipo di macchinetta, ma questi filtri sono molto utili. Possono essere usati per filtrare i liquidi, impilare in modo sicuro stoviglie delicate e persino per lucidare le finestre o le scarpe. Se la tua frutta e verdura preferite sono scontate, ma acquistarne grandi quantità significherebbe sprecarle, considera la possibilità di congelarle. Puoi acquistare molta frutta per fare i frullati, soprattutto nella stagione più fredda, quando c'è meno frutta fresca a buon prezzo. E non afferrare la prima cosa che vedi sullo scaffale, soprattutto se andrà a male a breve. I negozi riforniscono i prodotti mettendo quelli appena arrivati in fondo, quindi i prodotti in fondo allo scaffale saranno sempre più freschi.
Lo stesso vale per il tè. Acquista del tè sfuso e non solo ridurrai i costi, ma sarai anche in grado di creare le tue miscele fatte in casa. Il tè sfuso ha un sapore più forte rispetto al tè in bustine. Per quanto riguarda altre cose per la casa, fai scorta di oggetti come lampadine, rotoloni di carta e batterie. È probabile che avrai sempre bisogno di almeno uno di questi articoli, quindi è meglio acquistarli in quantità maggiori quando sono in offerta. Non vanno mai sprecati e, ammettiamolo, è una vera rogna quando non hai delle nuove batterie da mettere nel telecomando della TV. Cerca di ridurre al minimo il numero di volte in cui vai al supermercato. È inefficiente e, molto probabilmente, finirai per acquistare cose di cui non hai affatto bisogno. Quella famosa lista della spesa inizia ad avere molto più senso ora, non è vero? Un'altra lista che vale la pena fare? Quella di ciò che hai nel frigo. Prova ad aggiornare la lista almeno due volte alla settimana. La pianificazione dei pasti con almeno una settimana di anticipo ti aiuterà a ridurre gli acquisti impulsivi. Se hai già tutto ciò che ti serve per la cena del mercoledì, perché aggiungere qualcos'altro al carrello che non ti serve? Allo stesso tempo, inizia a essere creativo con gli avanzi. Non devi buttarli via se puoi mescolare, abbinare e aggiungere alcune erbe o aromi per renderli appetitosi. Conserva gli avanzi in contenitori trasparenti per una maggiore visibilità e non aver paura di mangiare gli avanzi almeno una volta alla settimana. È anche bello pensare agli avanzi come ingredienti. Usa la pasta o le verdure avanzate per fare una frittata o un omelette. Mescola le verdure insieme ad alcuni pomodori per fare un bel sugo. Crea degli involtini per il pranzo aggiungendo qualsiasi cosa, dal riso alla carne e alle verdure avanzate. Oppure, se stai davvero cercando un metodo per usare gli avanzi, puoi sempre trasformarli in una zuppa. Il contorno di verdure della sera prima può trasformarsi in un bel pranzetto se ci aggiungi del brodo. Anche una pagnotta di due giorni fa può essere recuperata se la tagli in diagonale, la cospargi con delle erbe aromatiche, olio d'oliva e la inforni per un paio di minuti. Avrai dei bei crostini fatti in casa per quella zuppa che hai già preparato. Fa anche bene saper leggere e capire le etichette. Fai attenzione agli ingredienti di cui non hai mai sentito parlare o a quelli di cui non riesci a pronunciare il nome. Un articolo che di solito contiene più di 5 ingredienti dovrebbe essere evitato. Anche il modo in cui porti la spesa in giro per il supermercato può influire su come e cosa acquisti. Se preferisci i cestini ai carrelli della spesa, sei più incline agli acquisti d'impulso. È quanto afferma uno studio pubblicato dal Journal of Marketing Research. Succede a causa dello sforzo fatto nel portare gli oggetti in giro. Usare un carrello ti renderà abbastanza a tuo agio nel perdere più tempo a ricercare i prodotti e a leggerne attentamente le etichette. Se non hai preso tante cose, scegli la cassa automatica, sempre se disponibile. Degli studi hanno dimostrato che gli acquisti d'impulso vengono ridotti fino al 32% se esegui la scansione manuale di tutti gli articoli che vuoi acquistare. Le casse normali, invece, sono progettate appositamente per impedirti di riconsiderare i tuoi acquisti. Non c'è alcun posto dove riporre i prodotti indesiderati, al di fuori del carrello della spesa, e se c'è qualcun altro in fila dietro di te, allora non hai scelta. Anche la disposizione degli alimenti sugli scaffali può rappresentare una minaccia sia per il tuo budget che per le tue abitudini. Poiché le persone sono più incline ad acquistare gli articoli più visibili, i prodotti più costosi vengono posizionati ad altezza occhi e le opzioni più economiche sono posizionate sugli scaffali superiori e inferiori. Prenditi il tuo tempo e guarda tutti gli scaffali. Sarai sorpreso di notare che la maggior parte degli articoli sugli scaffali più alti e più bassi non sono solo più convenienti, ma anche meno ricchi di additivi e aromi artificiali. Nella sfortunata situazione in cui potresti imbatterti in uno dei tanti animali pericolosi, l'ultima cosa di cui ti devi preoccupare è non riuscire a vederli. Diamo un'occhiata ad alcuni di questi subdoli cacciatori che hanno imparato l'arte del camuffamento. Se dico subdolo, a cosa pensi? Esatto, a un serpente. Sì, i serpenti hanno sicuramente la capacità di morderti prima ancora che tu sappia che ce n'è uno nelle vicinanze. E wow, a loro piace morderci. Si stima che ogni anno siano 4 milioni e mezzo le persone morse dai serpenti. Sfortunatamente per noi, il serpente che riesce a trattenere più veleno nelle ghiandole è anche un esperto di discrezione. Permettimi di presentarti la vipera del Gabon. No, stai indietro.
Questa specie di serpente si può trovare nelle foreste subtropicali e nelle savane dell'Africa occidentale, tra cui Costa d'Avorio, Ghana, Guinea, Liberia, Sierra Leone e Togo. Tanti posti, vero? In genere arrivano a una lunghezza di circa un metro o due e possono pesare tra 9 e 11 kg, quindi sono tra le vipere più grandi e pesanti. E non lo dico solo per fare scena, ma questa specie ha anche i denti più grandi di qualsiasi serpente velenoso. Spesso sono lunghi 5 cm e si ripiegano contro il palato quando non li usano. Insomma, ho reso bene l'idea che la vipera del Gabon sia un essere terrificante? Se dovessi continuare, ti direi che questa creatura ha delle grandi squame sul naso che sembrano un paio di corna e che si adattano benissimo alla sua ampia testa triangolare e alle pupille a fessura verticale. Oh! Come ogni bravo animale da agguato che si rispetti, gli piace sfruttare al meglio le sue squame grigio-brunastre. Il suo nome scientifico è Bitis gabonica, e non è uno scherzo, è un cacciatore notturno e giace perfettamente immobile sotto a foglie o piante e aspetta che arrivi la sua preda. Questo serpente è carnivoro. La sua dieta comprende principalmente roditori, uccelli, rane e lucertole. È molto bravo nella caccia, perché può fondersi perfettamente con l'ambiente circostante. Questo fa sì che riesca anche ad abbattere animali più grandi, come manguste e lepri. Inutile dire che se riesci ad avvistare una vipera del Gabon che passeggia per l'Africa occidentale, ci sono solo due cose a cui devi pensare. La prima cosa, non accarezzarlo. Anzi, scappa! Sebbene si muovano lentamente, questi serpenti hanno uno dei morsi più veloci in circolazione e la loro testa può muoversi tra 280 e 320 km orari. Oh, e la seconda cosa è che forse dovresti farti precedere sempre da qualcuno, non si sa mai. Per fortuna, però, questa creatura morde molto raramente, perché è più calma di altri serpenti pericolosi come la vipera soffiante o il black mamba. Questo non significa che non dovresti stare attento. Spesso i morsi arrivano perché abbiamo calpestato accidentalmente la creatura, dato che, come abbiamo appena scoperto, non sono proprio la cosa più facile da vedere. Per gli sfortunati che vengono morsi è una roba seria. Il veleno della vipera del Gabon è estremamente pericoloso se non contrastato da un antidoto entro 2 o 4 ore. Ok, quindi potresti aver intuito che molti serpenti sfruttano la mimetizzazione a loro vantaggio, dato che sono sempre a terra e non sono particolarmente grandi. E ora vediamo una creatura più grande che potresti pensare di poter individuare facilmente. A proposito di macchie, che ne dici di un leopardo? I leopardi si trovano in molte parti del mondo in Africa, parti del Medio Oriente e in Asia, tra cui Cina, India e Russia orientale. In media possono pesare ovunque tra 50 e 90 kg e avere una lunghezza fino a 2 metri, esclusa la coda che misura circa un metro. Tipicamente di colore giallo in alto e bianco in basso, i leopardi hanno macchie scure disposte a mo' di coccarde su tutto il corpo. I diversi pattern confermano l'esistenza di diverse razze di leopardi. I leopardi neri inseguono le loro prede durante la notte mentre si nascondono nell'ombra, grazie al loro pelo completamente nero. Ora, potresti pensare che il pelo maculato degli altri leopardi li renda ben visibili all'occhio umano, ma non è così. In ambienti naturali in cui sono presenti molte macchie chiare e scure di diverse dimensioni e sfumature, è utile avere molte macchie o strisce. Pensa solo alle aree assolate dell'entroterra africano e a come l'animale potrebbe sfruttarle a proprio vantaggio. E se non bastasse, i leopardi hanno un'altra capacità che gli consente di essere ancora più furtivi. Si arrampicano sugli alberi. In altre parole, possono anche perseguitarti dall'alto. Quindi, quali animali vengono ingannati dalle abilità mimetiche del leopardo? Beh, tutti quelli che può acciuffare, dai piccoli roditori alle antilopi d'acqua. Ma i leopardi generalmente cacciano antilopi e cervi di piccole e medie dimensioni. Per fortuna, di tutte le specie di grandi felini che potresti incontrare durante un safari in Africa, i leopardi sono i meno propensi ad attaccare gli esseri umani. La maggior parte dei casi di incontri pericolosi tra leopardi e umani si verificano quando l'animale è indebolito e incapace di cacciare e deve prendere ciò che gli capita a tiro.
Non significa che non dovresti tenere gli occhi aperti, anzi molto aperti, data la loro capacità di nascondersi, qualora ti trovassi in una zona che ospita rinomatamente leopardi. Non ha senso cercare di scappare da un animale che può raggiungere una velocità di 56 km orari. È interessante notare che la sua velocità è inferiore a quella della maggior parte degli animali che caccia, il che ci conferma ancora quanto questo animale sia bravo a non farsi beccare. Ci sono molte ragioni per cui il manto del leopardo funziona a suo vantaggio da una prospettiva mimetica, ma sai dove potrebbe non essere troppo efficace? Che ne dici dell'Artico, bianco come la neve? Lì potresti non notare un paio di occhi, naso e zampe che vengono verso di te, perché il resto del corpo del loro proprietario si fonde con l'ambiente circostante. L'animale in questione è l'orso polare. Sì, l'orso polare può mimetizzarsi nel suo habitat così bene che può passare senza problemi come un cumulo di neve. La cosa sorprendente è che il suo manto non è nemmeno bianco. E già, il suo pelo è giallo e la pelle è nera. Gli orsi polari usano la loro capacità di mimetizzarsi non solo per la caccia, ma anche per proteggersi. E questo ci sorprende, dato che gli orsi polari sono la specie di orsi e carnivori terrestri più grandi. Possono pesare fino a 600 kg e misurare a quattro zampe quasi 1,5 metri e 3 in piedi. Nonostante sia difficile da individuare per il suo pelo, l'orso polare preferisce usare l'arte della pazienza quando cerca cibo. Un metodo di caccia comune di questo orso è rimanere perfettamente immobile vicino al foro di respirazione di una foca, e spesso non solo per ore, ma per giorni. A volte questa pazienza non viene premiata, anche se la foca si alza per prendere aria, ha un corpo scivoloso, quindi gli orsi in media riescono a catturare solo una su 5 foche che incontrano. Beh, non c'è niente di sbagliato nel prendere in mano la situazione, o in questo caso le zampe. Gli orsi polari sono nuotatori molto abili e possono anche cacciare in acqua. Possono raggiungere una velocità di 10 km orari pagaiando con le zampe anteriori e tenendo le zampe posteriori piatte come un timone. Le loro zampe sono leggermente palmate per poter nuotare. In genere sono in grado di trattenere il respiro sott'acqua per un massimo di 30 secondi. Per fortuna le interazioni tra orsi polari e umani sono molto rare. Tra il 1870 e il 2014 sono stati documentati solo 73 incontri pericolosi tra le due specie. Come con i leopardi e le vipere del Gabon, dovremmo cercarli a lungo per trovarli. Il problema è che ci sono buone probabilità che ci trovino prima di noi, se lo facciamo. Alcune creature non usano nemmeno l'arte della mimetizzazione, perché sono così piccole che non si vedono. È il caso di una specie di medusa conosciuta come Malokinji, che in genere cresce fino a 3 cm. Puoi confrontarlo con le dimensioni del tuo pollice. Immagina di essere sott'acqua e di dover individuare una creatura del genere. Il Malokinji ha 4 tentacoli circondati da un tessuto che sembra un'aureola. Puoi trovare questa medusa principalmente nelle acque australiane. Questa creatura ha anche un altro nome, Common Kingslayer, da uno sfortunato incontro con un turista americano di nome Robert King, in visita in Australia, che è andato a nuotare ed è stato ucciso, immagino. Anche se potresti pensare che le meduse galleggino tutto il giorno senza una meta, in realtà sono cacciatrici attive, e questa medusa non fa eccezione. Questa creatura ha persino occhi dotati di lenti, cornee e retine, che le consentono di vedere immagini reali anziché percepire solo luce e buio. Nonostante sia così piccola, la medusa Malokinji è estremamente velenosa, e lo sa bene il povero signor King. Al contatto, inietta il suo veleno in altri animali con le sue cellule urticanti simili a dardi che si trovano dentro ai suoi tentacoli. Per fortuna, non cerca interazioni con le persone. Tuttavia, si stima che ogni anno circa 150 milioni di persone siano punte da ogni tipo di medusa. Insomma, meglio stare attenti sott'acqua. Stai facendo un'escursione a Point Reyes National Seashore e ti imbatti in un leone di montagna. Stai calmo, devi fargli capire che non sei spaventato. Grida e agita le braccia. Se non funziona, inizia a lanciare delle pietre, dei rami o qualsiasi altra cosa che riesci a trovare. Mira al suolo davanti al leone. Non lanciargli mai nulla direttamente, altrimenti diventerà solo più furioso. Se il leone di montagna si avvicina, proteggi le parti più vulnerabili. Mirerà il collo e proverà ad afferrarti le braccia. Inclina la testa in avanti per proteggerti e non fare movimenti ampi con le braccia.
Quando il leone di montagna si renderà conto che non sei un avversario facile, probabilmente se ne andrà via. Sei a Yellowstone. Hai appena visto un grizzly che sta bevendo dell'acqua da un ruscello. Per tenere una distanza di sicurezza, devi stare a 60 metri. Il grizzly ti ha individuato. Si alza sulle zampe posteriori e guarda verso di te. È alto quanto un giocatore di basket medio e pesa quasi 360 kg. Non hai alcuna possibilità di sopraffarlo. Devi bloccarti del tutto. I grizzly hanno una vista scarsa, quindi potrebbe non vederti. Ma poi vedi che viene verso di te. Non voltargli le spalle e non provare a scappare. Ti inseguirà. Devi sembrare più grande di quello che sei, quindi agita le braccia e allarga leggermente le gambe. Parla e urla all'orso. Capirà che non sei un innocuo cervo. Prova a emettere un suono metallico e, se hai del cibo, non lanciarlo verso l'orso. Mettilo a terra e continua a indietreggiare, guardando sempre verso l'orso. Se inizia a correre verso di te, la tua unica possibilità è cadere a terra e congelarti. Gli orsi non sono necrofagi, quindi se pensa che sei morto, ti annuserà, alzerà i tacchi e se ne andrà. Ora andiamo a fare un'immersione sulla costa della Florida. Qui devi proteggerti dal grande squalo bianco. Non indossare mai dei gioielli luccicanti mentre nuoti. Attireranno gli squali e non nuotare mai di notte perché escono alla ricerca di cibo. Anche gli spruzzi nell'acqua possono attirare questo predatore marino. Ma se lo squalo è nelle vicinanze, la regola qui è una. Fai tutto ciò che è in tuo potere per sconfiggerlo. Cerca di mantenere la calma e nuota fino alla riva. Se lo squalo ti sceglie come suo pasto, c'è solo una cosa che può spaventarlo. Prova a dargli un pugno sul naso, sugli occhi o sulle branchie. Adesso sei in Africa. Qui, tra l'erba alta della savana, vedi un leone. Ma ancora peggio, è lui a vedere te. La prima cosa che devi fare è mantenere il contatto visivo. Non voltargli le spalle e non correre. Questo predatore di 2,5 metri, che pesa come 3 adulti, sta correndo verso di te alla velocità di un'auto che corre su un'autostrada. Ma poi si ferma bruscamente e continua a fissarti. I leoni fanno delle finte per spaventare i loro avversari. A questo punto devi apparire molto più grande di quello che sei. Allarga le braccia e fa rumori forti. Occhio che il leone potrebbe fare un'altra finta. Ma se rimani fermo, il leone si renderà conto che sei un forte avversario e andrà via. La leonessa però è molto più pericolosa del maschio. Se sta proteggendo i piccoli, non si fermerà davanti a nulla e non avrai alcuna possibilità. La tua jeep ti porta alla tua prossima tappa. Vedi degli elefanti che stanno bevendo. Queste creature possono arrivare fino a 3 metri di altezza e possono pesare come 2 SUV. E con le loro potenti zanne possono persino ribaltare un'auto. E ora uno di loro ti ha visto e sta agitando le sue grandi orecchie. Sta bleffando. Con le sue grandi orecchie, l'elefante vuole apparire più grande e spaventarti. Anche lui è spaventato e non ti caricherà. Devi far capire all'elefante che non lo stai minacciando. Non urlare e non agitare le braccia. Fai dei passi indietro molto lenti finché non esci dallo spazio personale dell'elefante. Se viene verso di te con le orecchie premute contro la testa, non sta bleffando. Arrampicarsi su un albero non è una buona opzione. Potrebbe speronare l'albero e cadresti. Potrebbe persino inclinare l'albero con il suo tronco. Devi correre a zigzag. L'elefante è pesante ed è difficile per lui cambiare rapidamente direzione. Quindi, gradualmente, riuscirai ad allontanarti. Ma ricorda che un elefante può correre fino a 40 km orari, quindi non potresti seminarlo correndo. Ora andiamo sul fiume Nilo. Qui c'è il maggior numero di coccodrilli al mondo. Se sei in campeggio, tieni una distanza di almeno 50 metri dalla riva. In questo modo il coccodrillo non ti farà visita durante la notte. Non distogliere mai gli occhi dal coccodrillo. Può approfittarne e coglierti di sorpresa. Possono correre fino a 16 km all'ora, ma nell'acqua possono sfrecciare a 13 metri al secondo. Quindi l'unica possibilità di sopravvivere è stare fuori dall'acqua. In caso contrario, i punti deboli del coccodrillo sono gli occhi, la punta del naso e la membrana nella gola, che impedisce all'acqua di entrare nella gola del coccodrillo. Quando cerchi di fuggire da un coccodrillo, fai attenzione a non urtare un ippopotamo. È uno degli animali più pericolosi al mondo. Possono essere grandi quanto una berlina e pesare quanto un grande elefante. Inoltre, possono correre veloci come un cavallo. Quindi scappare non sarebbe la soluzione migliore. L'importante è non spaventarlo. Se sei abbastanza lontano, attira la sua attenzione facendo rumore. Di solito si allontanano e nello stesso momento comincia a indietreggiare. Ma se vedi che l'ippopotamo sbadiglia, è un segno che stai violando la sua zona di comfort.
possono aprire la bocca a 180 gradi e il loro morso è forte come quello di un coccodrillo. Non avresti alcuna chance. L'opzione migliore sarebbe arrampicarsi su un albero o su qualche tipo di pendenza. Gli ippopotami hanno difficoltà a scalare ripidi pendii e se riuscissi a scappare, saresti una delle poche persone sopravvissute a un incontro con un ippopotamo. Nella savana vivono anche i bufali. Possono essere alti come un adulto e pesare un'intera tonnellata. E a differenza dei leoni e degli elefanti, non fanno delle finte. Se vedi questa creatura correre verso di te, non è una buona cosa. Le loro potenti corna e il loro cranio possono piegare delle lastre di metallo. Possono trasformare un'auto in un mucchio di rottami. E non saresti in grado di correre più velocemente di un bufalo. Quindi la tua unica opzione sarebbe trovare l'albero più vicino e raggiungerlo prima ancora che il bufalo inizi a caricarti. Se dovessi incontrare un serpente, dovresti congelarti sul posto. Esistono infinite specie di serpenti e non saresti in grado di capire se è velenoso o no. Quindi dovresti assolutamente evitare di essere morso. Indietreggia facendo dei movimenti fluidi e lenti e se il serpente ti sta inseguendo, fermati e inizia a battere i piedi. Le forti vibrazioni sul terreno dovrebbero spaventarlo. Ma se il serpente ti ha morso, cerca di ricordare il suo aspetto. Meglio ancora, scattagli una foto. Per neutralizzare il veleno, devi prendere un antidoto specifico che proviene da quella specie di serpente. Sei in viaggio verso l'Asia nord-orientale. Mentre stai attraversando la fitta giungla, vedi una radura. Diversi cinghiali stanno pascolando pacificamente e uno di loro è una femmina con diversi piccoli. Farà di tutto per proteggerli, quindi è particolarmente aggressiva. Ups, ti ha individuato. Preparati a difenderti. Se il cinghiale emette delle grida acute, ti attaccherà. La prima cosa che devi fare è restare calmo e fermo. Ci sono buone possibilità che vada via. Però inizia a correre verso di te. Ora hai diverse opzioni. A. Puoi scappare via. B. Puoi affrontare l'attacco. E C. Puoi arrampicarti sull'albero più vicino. La prima opzione non va bene. I cinghiali possono correre veloci, quasi quanto usa in Bolt. E quando ti raggiungerà, le sue zanne affilate non ti lasceranno alcuna possibilità. Opzione B. Resta dove sei. Sbagliato. Un cinghiale può pesare quanto una motocicletta ed essere lungo quasi quanto un adulto. Un suo attacco frontale a 40 km all'ora ti farà molto male. Quindi l'opzione corretta è scalare l'albero più vicino. Se non ci sono alberi, sali su un'auto o su una roccia. Devi essere in una posizione più alta rispetto al cinghiale. Quando si renderà conto che non può raggiungerti, ti lascerà in pace. La cosa più importante è stargli sempre alla larga, non cercare di dargli da mangiare e soprattutto non provocarlo. È di nuovo quel periodo dell'anno, pulizie di primavera. Uscendo prendi il piumino e la scopa per sbarazzarti di tutte quelle ragnatele sulle finestre. Questa volta non hanno nessuna possibilità. Rimuovendo una ragnatela dopo l'altra, improvvisamente noti del fango dalla forma strana sotto la grondaia e il portico. Che cos'è? Improvvisamente hai la risposta. Questi devono essere nidi di vespe muratrici. Starai pensando che ce n'è uno sciame in giro con così tanti nidi uno accanto all'altro. Per fortuna le vespe muratrici sono insetti solitari. Phew. Tutte quelle piccole strutture di fango sono piene di ragni paralizzati. A volte anche fino a 500 ragni possono rimanere intrappolati in questi loculi, aspettando solo che i piccoli di vespa si schiudano. Se il nido ha dei buchi può significare che è inattivo o vecchio, poiché le vespe muratrici creano dei buchi quando lasciano il nido. Se hai intenzione di rimuoverli, è meglio aspettare la notte perché sono meno attive. Anche se sono piuttosto tranquille, quando si sentono minacciate non esitano a pungere. Sembra che qualcuno sia arrivato a metà della creazione di un insetto e abbia dimenticato la parte successiva. Il grillo talpa è un insetto che sembra davvero particolare. Con gli artigli di una talpa, il corpo di un grillo e la testa di un gambero, questa creatura è l'ornitorinco del mondo degli insetti. Non sono velenosi e mordono solo se intrappolati nel palmo di una mano. Quando sono veramente infastiditi, hanno un altro asso nella manica. Le ali possono anche sputare un liquido marrone maleodorante direttamente dal loro corpo, proprio come una puzzola. Quindi lasciali uscire da casa tua e non avrai bisogno di pulire nulla. Le piscine naturali al mare pullulano di ogni tipo di vita vegetale e animale. Creature come stelle marine, alghe, paguri, piccoli pesci e tutti i tipi di polpi. Se ti imbatti in questo piccolo polpo dagli anelli blu, è meglio lasciarlo stare.
C'è un motivo se si muove verso di te emettendo un bagliore blu lampeggiante. Questo polpo in miniatura ha un morso velenoso che è 1000 volte più forte del cianuro e al momento non è disponibile nessun antidoto. Non punzecchiarlo con un bastone o cercare di raccoglierlo. Non vale il viaggio in ospedale o all'obitorio. I serpenti sulla terraferma fanno paura, ma quelli di mare sono di tutt'altro livello. Negli oceani Indiano e Pacifico sono stati trovati circa 50 specie diverse di serpenti marini e sono tanto belli quanto pericolosi. Per fortuna non sembrano preoccuparsi troppo di noi. Il serpente marino Dubois è probabilmente il serpente più velenoso degli oceani, con il serpente becco di mare a breve distanza. Il loro veleno fa sembrare il morso di un cobra a una passeggiata nel parco. Il veleno di entrambi questi serpenti è estremamente pericoloso. Fortunatamente, qualora riuscissero a mordere qualche malcapitato attraverso la muta, il loro veleno può impiegare ore per causare sintomi negli esseri umani. Se vedessi questa mosca atterrare sul tuo braccio, beh, probabilmente urleresti un bel po' e non ti biasimerei. I mecotteri hanno una coda ricurva che sembra proprio il pungiglione di uno scorpione, ma puoi tirare un sospiro di sollievo, perché viene usata solo per l'accoppiamento. Questo insetto ha anche una lunga testa a forma di becco, usata per nutrirsi dopo aver rubato gli insetti intrappolati nelle ragnatele. Per trovare il partner ideale, prendono spunto dall'uomo, soltanto che mentre noi regaliamo una scatola di cioccolatini e dei fiori, loro donano la saliva. Che romantici! Se ti capita di fare un viaggio in Africa centrale, mi raccomando, fai attenzione a non perderti questo uccello. Il becco a scarpa è in grado di rimanere immobile mentre voi gli passate accanto. Alto fino a 1,5 metri, con un'apertura alare di 2,5 metri, il becco a scarpa potrebbe sembrare un super predatore, ma in realtà è tutt'altro. È universalmente conosciuto come uno degli uccelli che si muovono più lentamente. Sembra quasi una statua. Il becco a scarpa si limita a mangiare i pesci vicino alla superficie dell'acqua e a vivere senza troppe preoccupazioni. Questo uccello non ha affatto paura dell'uomo. Anche se lui non si avvicinerà naturalmente per scambiare quattro chiacchiere, ci permetterà di avvicinarci abbastanza per qualche foto. Ora, se senti un piccolo cigolio mentre sei in giardino, potrebbe essere un topo, uno scoiattolo o un dinastino che ti sta facendo sapere che sei troppo vicino. Questa specie ama fare baccano quando viene disturbata. Dotati di un gigantesco corno in cima alla testa, contrariamente a tutte le aspettative, non sono in grado di difendersi con esso. La protuberanza serve solo per spostare foglie e bastoni dalla loro strada e per impedire agli altri maschi di entrare nella zona della femmina del coleottero. Non solo hanno un corno sulla testa, ma hanno anche una forza erculea. Sono in grado di sollevare 850 volte il loro peso. È come se tu fossi in grado di sollevare un peso di 65 tonnellate o 11 elefanti. Ehi, proviamo! Ah. Lo troviamo principalmente in Cina. Il piccolo cervo dal ciuffo sembra adorabile con il suo ciuffo ribelle. Questo finché non si gira. Oh no, è un cervo vampiro! Per fortuna questo animale non vuole bere il tuo sangue o svolazzare indossando un mantello. Quelle impressionanti zanne sono una particolarità del genere maschile. Vengono usate durante la stagione degli amori per difendere i territori e le femmine. Questi canini superiori sono più simili a zanne di elefanti che a denti aguzzi. Questa non è la loro unica particolarità, ma sono anche noti per abbaiare come un cane e fuggire come un gatto quando hanno paura. Rosso di sera, bel tempo si spera. Rosso di mattina, la pioggia si avvicina. Nessuno però ha parlato di una marea rossa. La marea rossa è una fioritura algale tossica che sale dal fondo del mare in seguito ad eventi atmosferici particolarmente violenti. Quest'alga assomiglia molto ad un container di ketchup sversato in mare o a venature di ruggine nell'acqua. Per la vita marina purtroppo è un pessimo segnale. Tutte le specie cercano di scappare una volta venute a contatto con l'alga. Non è particolarmente dannosa per gli esseri umani, ma ingerendo frutti di mare contaminati dalle sue tossine, le cose possono diventare un po' più serie. Quindi, se il mare è rosso, stai lontano dall'acqua. Alcuni ragni amano mettersi in mostra sfoggiando colori brillanti per far capire la loro pericolosità. Non è però il caso del ragno dei cunicoli australiano. Questo ragno nero, lucido, non ha bisogno di stravaganze per dimostrare che è un duro. I ragni appartenenti a questa specie sono in grado di metterci KO senza troppi complimenti. Riescono a disattivare tutto il nostro sistema nervoso in appena 30 minuti. Tessono la loro ragnatela in qualsiasi anfratto, nei vecchi tronchi, nelle scarpe o anche dentro gli gnomi da giardino.
Questi ragni amano vivere vicino al nostro ambiente per avere più cibo a disposizione. Quando si stancano di una zona, lasciano la loro ragnatela e cercano un posto nuovo. Perfetto! Alcuni sostengono che i tassi del miele tendano a non impressionarsi molto facilmente. Tutto sommato posso capirli. Quando sei abbastanza coraggioso da portare via il cibo ad un giaguaro, un leone o una iena, ehi, perché un ragno dovrebbe farti paura? Questi parenti della donnola non sono solo feroci, ma anche super intelligenti. È nota la loro abilità nell'usare degli utensili per fuggire dai recinti. Oggetti come rastrelli, pietre e fango diventano arnesi che possono condurre alla libertà. Oltre a una somiglianza fisica con la puzzola, il tasso del miele dispone anche di una pericolosa ghiandola nella coda, contenente una potente sostanza maleodorante. Quindi sono feroci, puzzolenti, hanno una pelle estremamente elastica e forte e, per finire, hanno una forte immunità agli scorpioni e ai serpenti. La cosa migliore da fare se ti imbatti in un tasso del miele è lasciarlo in pace. Quale possibilità avresti? Mai sentito parlare del Hydnellum pechi? No? Magari conosci il suo altro nome, dente bilioso? Questo fungo non è tossico, ma ha un sapore così amaro che potresti pensarci due volte prima di assaggiarlo. Durante la fase di crescita, questo fungo bianco sembra avere una gelatina rossa che fuoriesce dal carpoforo. Questo liquido appiccicoso è la sua linfa che viene espulsa a causa dell'assunzione di troppa acqua. Una volta diventato adulto, il fungo assume una comunissima colorazione beige. Sotto il cappello, dove vengono prodotte le spore, ha una struttura simile a un dente, tanto per renderlo ancora più strano. I diavoli della Tasmania hanno la reputazione di essere di cattivo umore quando sono minacciati da un predatore, quando combattono altri maschi o quando ottengono un posto a tavola per la cena. Sono soprannominati diavoli a causa dei denti sporgenti, degli attacchi improvvisi e di una delle grida più spaventose che potrai mai sentire nel cuore della notte. Inoltre, mangiano praticamente tutto quello che gli capita sotto mano. Non sono soliti attaccare le persone, anche se si difendono quando vengono messi all'angolo. Dotati di un morso potentissimo, è meglio non esserne il destinatario. Meno male che anche i diavoli preferirebbero scappare. La regola di sopravvivenza più famosa quando si tratta di incontrare orsi è rimanere immobili e fingersi morti. Ma questa regola non funziona con tutti gli orsi, solo con i grizzly e i bruni. Se ti trovi in Nord America, li troverai in Alaska, Washington, Montana, Idaho e Wyoming. Gli orsi neri, quelli da cui devi scappare, vivono su un territorio più ampio. Puoi trovarli in 40 stati americani, gran parte del Canada e persino in alcune parti del Messico settentrionale. Se stai facendo escursione a Yellowstone, potresti imbatterti in un orso nero o in un grizzly. Se ti trovi invece in California, l'orso che incontrerai sarà probabilmente nero. E no, non puoi semplicemente distinguerli dal colore del manto. Gli orsi neri possono essere anche marroni, cannella, biondi, grigio-blu o addirittura bianchi. Sta diventando complicato, vero? Se noti una gobba sulle spalle dell'orso, è un grizzly. Gli orsi neri non ne hanno. Un grizzly avrà anche un viso incavato, orecchie arrotondate e lunghi artigli di colore chiaro. Un orso nero ha un muso dritto, simile a quello del cane, orecchie appuntite e artigli scuri. Dopo ti interrogo, eh? Se sei sicuro che sia un grizzly o un orso bruno, sdraiati. Mettiti in posizione fetale, piega le ginocchia verso il petto e copri la testa per mostrare all'orso che non gli farai del male. Questi tipacci attaccano principalmente se sentono che sei una minaccia. Non potrai seminarli correndo, quindi non provarci. Se vede che sei un innocuo piccolo umano, nel 99% dei casi l'orso passerà oltre. Aspetta 2 o 3 minuti finché non lo senti più nelle vicinanze. Potrebbe sostare nell'area per assicurarsi che non ti sei alzato e, se lo hai fatto, entrare in modalità d'attacco. Se sei ben equipaggiato per le emergenze e hai con te uno spray anti-orso, togli la sicura quando l'orso è a circa 5 metri di distanza e spruzzalo. Mira leggermente sotto la sua faccia. È più efficace che mettersi in posizione fetale. Quando l'orso se ne va, scappa in direzione opposta al predatore per metterti in salvo. Hai capito tutto? Bene! Se stai affrontando un orso nero, non si fermerà se ti vede in posizione fetale a terra. Se non hai con te uno spray anti-orso e l'orso è chiaramente interessato a te, mostragli chi comanda. Lancia sassi o cose contro di lui, grida, batti le mani, fatti più grande alzando le braccia e la giacca, arrampicati su una roccia o un tronco, fai tutto ciò che serve per spaventarlo. Gli orsi neri sono molto simili a quei bulli a scuola che vogliono rubarti il pranzo. Si arrendono se vedono che puoi difenderti. Se l'orso si avvicina pericolosamente a te, colpiscilo negli occhi o nel naso e prova a stordirlo per farlo scappare dalla paura.
Se l'orso, indipendentemente dal tipo, si limita a sedersi in lontananza e osservarti, allontanati molto lentamente. Muoviti in obliquo per evitare di inciampare mentre retrocedi. In questo modo l'orso non penserà che stai cercando di scappare e non sarà incentivato a seguirti. Parla con calma tra te e te per mostrare all'orso che sei un umano. Anche cantare può aiutare. Chissà, magari riconoscerà la melodia. Evita il contatto visivo diretto con l'animale e non metterti mai tra i cuccioli e la madre. Non spaventarti se l'orso si alza sulle zampe posteriori, non è un gesto aggressivo. Nel caso tu stia pianificando di visitare un'area popolata da orsi polari, non andare senza un deterrente per orsi. Gli orsi polari maschi in salute pesano mezza tonnellata, si ergono in altezza di 2 metri sulle zampe posteriori e possono inseguire una preda a 40 km all'ora. I gruppi di 3 o più persone possono sembrare intimidatori per qualsiasi orso, quindi non uscire da solo. Gira con altre persone e parla mentre cammini per indicare che siete un gruppo di umani. Ricorda, non tutti gli orsi polari sono pericolosi predatori che vogliono mangiarti a pranzo. Alcuni stanno semplicemente andando da qualche parte. Se ne avvisti uno a testa bassa che si avvicina furtivo, non va da nessuna parte ma si concentra sulle persone, è il momento di allarmarti. Allontanati lentamente senza correre. Solo se l'orso si avvicina usa i deterrenti. Alcune persone sostengono che l'ammoniaca sia un ottimo repellente per orsi. Agli orsi non piace, quindi se inzuppi alcuni stracci in ammoniaca e li getti nel tuo bidone della spazzatura, gli indesiderati ospiti bruni non dovrebbero disturbarti. E se incontri un orso in natura e non sembra interessato a te, l'ammoniaca potrebbe respingerlo, ma può anche distruggere le sue cavità nasali, privando l'animale del suo senso dell'olfatto, il che significa che non sarà in grado di fiutare il cibo. Può poi infastidire un orso che non aveva in programma di attaccarti e provocarlo. Qualsiasi cosa abbia un odore interessante per gli orsi, come cibo e spazzatura, li farà avvicinare al tuo accampamento, quindi cucina lontano da lì e non sporcare. Se metti lo spray anti-orsi sulla tua tenda, potresti attirare ospiti indesiderati. Il peperoncino presente nello spray odora come cibo, quindi potrebbe attirarli. Se noti un orso in piedi lungo la strada, resisti alla tentazione di fermarti e scattare foto. Spostati almeno a 91 metri di distanza e ferma la tua macchina in un luogo sicuro. Gli orsi si abituano rapidamente agli umani e al rumore del traffico, il che può essere pericoloso per loro. E sono più propensi ad avvicinarsi in campeggi e aree picnic alla ricerca di cibo. Le persone che vivono vicino alla natura selvaggia e sulle montagne sono abituate a ricevere visite dagli orsi e non ne hanno paura. Douglas Harder ha avvistato una mamma orsa e i suoi 2 cuccioli mentre svuotavano la mangiatoia per uccelli del suo terrazzo al secondo piano. Una volta è tornato a casa dopo un po' di tempo fuori e ha scoperto che un orso era entrato in cucina attraverso una porta scorrevole parzialmente aperta. L'ospite indesiderato aveva graffiato una parete e rubato un po' di spazzatura prima di scappare. Harder aveva appena finito di pulire quando un cucciolo ha infilato la faccia attraverso la porticina per il gatto. Le sue foto sono diventate virali. Kristen Jones era dai suoi genitori in North Carolina e decise di fare un po' di yoga sulla riva di un lago vicino. Stava usando delle cuffie e non sentì l'orso avvicinarsi alle sue spalle. All'improvviso sentì qualcuno annusarla e leccarle il collo. Pensò che fosse il cane dei vicini e allungò il braccio per accarezzarlo, spaventando l'animale. Kristen riuscì a scattare un paio di foto all'orso in fuga, anche se nessuno ha creduto alla storia delle leccate. Lo ricorda come il momento più spaventoso della sua vita e spera che non si ripeta mai più. Per quanto riguarda l'orso, è molto probabile che sia stato avvistato nella zona mentre cercava cibo nei bidoni della spazzatura e sui pontili di altre persone. Gli scienziati che osservano gli orsi polari hanno notato quanto siano incredibilmente intelligenti. I membri di Polar Bears International hanno scattato centinaia di foto per studiarli meglio. Prima di usare una gabbia speciale, scattavano foto con una fotocamera che si trovava all'estremità di un lungo palo, abbassato da una certa altezza. Un giorno il flash della fotocamera si accese proprio in faccia a un orso. Lui non apprezzò la paparazzata, ma invece di rovinare la fotocamera, estese con calma una zampa, allungò un artiglio e toccò l'obiettivo della fotocamera. L'animale tenne l'artiglio lì, senza lasciarla andare. Il fotografo cercò di muovere l'asta, ma fu inutile. Dopo 15 minuti, l'orso alzò lo sguardo verso di lui e finalmente lasciò andare l'attrezzatura. Sembrava che stesse cercando di dire di non usare mai più il flash su di lui. Un giorno, la mano di Ross MacPherson, adolescente scozzese, diventò di colpo rossa e iniziò a fargli molto male. Presto apparve una dolorosa vescica. Era grande quanto un'arancia e rendeva difficile per Ross persino vestirsi. Il disagio era insopportabile ed ebbe bisogno dell'aiuto dei medici per liberarsene. Aveva accidentalmente sfiorato con la mano una pianta che sembrava innocua, mentre andava in bicicletta vicino casa sua. Quell'incubo era stato causato da una pianta molto pericolosa, il panace gigante.
Il panace gigante è una pianta conosciuta per essere la più pericolosa della Gran Bretagna. Sorprendentemente, è un membro della famiglia delle carotee. Originariamente si trovava nel Caucaso. La gente l'apprezzò molto per la sua impressionante altezza di oltre 5 metri e l'aspetto gradevole. Iniziarono quindi a piantarla nei giardini per poi scoprire che era altamente tossica. Negli anni 80 è stata ufficialmente bandita dai giardini d'Inghilterra. Il panace gigante cresce vicino ai fiumi e ai canali. Di recente è stata avvistata anche nei giardini e nei parchi in tutto il Regno Unito. Ha attirato ancora più l'attenzione negli ultimi anni, quando tutti hanno iniziato a passare più tempo nei propri giardini. Sembra il cugino più alto e pericoloso dell'anterisco o della cicuta. Ha lunghi steli e mazzi di foglie bianche, ma lo stelo è piuttosto largo, con un grande fiore bianco a forma di ombrello in cima. Per notare la differenza, presta attenzione alle foglie. Sembrano affilate e divise, ampie circa 2 metri. I fusti sono spessi e irsuti, con rigidi peli bianchi e creste. Potresti notare macchie viola sui fusti, come nella cicuta, ma questa pianta cresce molto più alta e ha meno foglie simili a felce. I suoi capolini possono estendersi fino a 60 cm. La linfa della pianta può davvero far male. Contiene un composto chimico chiamato furocumarina, che rende la pelle estremamente sensibile alla luce solare. Può anche causare una sensibilizzazione a lungo termine, il che significa che, anche anni dopo, la pelle può ancora reagire male alla luce solare. Se ne vieni colpito ed esci al sole, finirai per avere gravi ustioni che formano vesciche e ci mettono una vita a guarire. Spesso restano cicatrici che durano tutta la vita. E non devi preoccuparti solo delle ustioni cutanee. Se la linfa ti entra negli occhi, potrebbe persino farti diventare cieco. Dovresti fare particolare attenzione in estate, quando è più attivo. Ricorda che puoi essere colpito anche se indossi vestiti o scarpe, quindi cerca di stare lontano da qualsiasi pianta sospetta. I sintomi possono includere eruzione cutanea, prurito e vesciche dolorose. Se ti rendi conto di aver toccato accidentalmente questa pianta, vai subito dal medico, soprattutto se noti le vesciche. Il primo soccorso comprende il lavaggio dell'area con sapone e acqua, e poi coprirla. Ci sono altre piante molto tossiche che potrebbero nascondersi nel tuo giardino o nella tua zona, apparendo innocue e graziose. Non lasciarti ingannare dalla bellezza della digitale. Questa pianta contiene digitotossina, utilizzata in medicina per stimolare il cuore. Tutte le parti della pianta sono tossiche. Se mangi le foglie, potresti finire per avere mal di stomaco, nausea, vomito o peggio. Nei casi più gravi può persino interferire con la tua vista e causare problemi al cuore e ai reni. La belladonna è una tra le piante più velenose. Non mangiarla. Un paio di bacche appena contiene alcaloidi tropanici che possono essere fatali. Questa pianta è un membro della famiglia dei pomodori. Può essere trovata nei boschi, anche se non è più comune come un tempo. La sua famiglia è piuttosto estesa e comprende anche patate, peperoncini, melanzane, peperoni e giusquiamo. Nonostante la sua natura spaventosa, da questa pianta possiamo estrarre un antidoto per il gas nervino. Quindi, sebbene sia pericolosa, possiede potenziali usi medicinali. E infine c'è il finocchio d'acqua o prezzemolino. È una pianta molto comune intorno a fiumi e laghi. È imparentata con la cicuta, un'altra pianta tossica. La cicuta è una pianta molto pericolosa di per sé. Può essere fatale se ingerita e contiene 5 diversi alcaloidi che possono portare a una grave paralisi del sistema nervoso. Cosa peggiore, si trova spesso in zone naturali abbastanza popolate. Queste due piante, tuttavia, vivono in luoghi diversi e hanno tossine differenti. Ogni parte del finocchio d'acqua, compresi i tuberi, gli steli e le foglie, contiene un potente veleno chiamato enantotossina. Questo veleno colpisce il sistema nervoso centrale e può causare gravi convulsioni, quindi nessuna di queste due piante va assolutamente sottovalutata. Queste sono le piante relativamente tossiche, ma ne esistono altre considerate le più pericolose al mondo. L'aconito, noto tra gli altri soprannomi anche come radice del diavolo, è una delle più velenose in Europa. Solo toccarlo può essere dannoso a causa della sua potente neurotossina. La mancinella è presente in entrambe le Americhe. La sua linfa può bruciare la pelle. Le foglie e i frutti sono letali. La pianta di ricino è originaria dell'Africa. I semi di questo arbusto contengono ricina, una tossina che si dice sia 6.000 volte più velenosa del cianuro. Ma ha anche un lato positivo. L'olio di ricino può essere estratto da questi semi. I semi del labbro vengono utilizzati in gioielleria, ma contengono una tossina chiamata abrina, estremamente velenosa. Quindi fai attenzione con questi accessori. L'oleandro è una pianta ornamentale comune, tuttavia contiene tossine che la rendono velenosa. Sebbene gli avvelenamenti siano comuni, fortunatamente la pianta è così amara che nessuno vuole mangiarla in grandi quantità, quindi i casi di morte sono rari. La Gimpi Gimpi è una pianta originaria dell'Australasia, dell'Indonesia e della Malesia. Il nome della pianta può sembrare divertente, ma i suoi peli urticanti causano un forte disagio che può durare mesi o anni. E infine la pianta di patate, sebbene non sia tossica come le altre, può essere dannosa se ingerita.
Le parti verdi della pianta contengono tossine come la solanina e la caconina. Eliminare le piante tossiche attorno al tuo giardino è fondamentale, anche se non è legalmente obbligatorio. Soprattutto perché potrebbero diffondersi in natura e potresti avere problemi con la legge per questo. Ecco cosa puoi fare per rimuoverle in modo sicuro. Per prima cosa, indossa un equipaggiamento protettivo come guanti e maschere. Copri completamente la pelle e assicurati che nulla possa toccarla. Ricordati di smaltire l'equipaggiamento dopo o di lavarlo con molta attenzione. Attento a non lasciare che le piante tossiche fioriscano. Cerca di eliminarle quando sono piccole e di strapparle quando il terreno è bagnato. Per le piante più grandi potrebbe essere necessario allentare le radici con una forca. Se si tratta di un'area vasta, è meglio lasciare questo lavoro a dei professionisti. Infine, assicurati di smaltire la pianta con attenzione. Non la gettare ovunque, poiché potrebbe diffondersi e causare ulteriori problemi. E stai sempre allerta in futuro, dato che possono produrre un sacco di semi che persistono per molto tempo. Non c'è bisogno di farsi prendere dal panico se le vedi nel tuo giardino. Sii solo attento e agisci se la trovi sulla tua proprietà. Se le vedi nella tua zona, chiama dei professionisti per rimuoverle. Fortunatamente i casi fatali sono molto rari e anche se tocchi accidentalmente una pianta, dovresti star bene, se vai dal dottore il più presto possibile. Ma perché alcune piante sono così pericolose? Si tratta di chimica e di come si sono evolute nel tempo. Le piante sviluppano tossine per non essere mangiate dagli animali. Se una pianta è leggermente più tossica delle sue vicine, ha maggiori possibilità di sopravvivere perché gli animali la eviteranno. Curiosamente, la maggior parte delle piante è diventata pericolosa per allontanare grandi animali antichi come mammut lanosi o uri, non gli umani. Per questo, queste tossine spesso non sono letali. La pianta voleva solo far sentire male chi la mangiava, così che smettesse. Ora questi grandi animali sono estinti e nessuno tocca più queste piante. Purtroppo, però, si sono già evolute in pericolose. Quindi tutto quello che possiamo fare è starne il più lontano possibile. Guarda questa graziosa creatura. Sembra carina e del tutto innocua, ma devi sapere che le apparenze ingannano. E il polpo dagli anelli blu è una specie estremamente velenosa. Si tratta infatti di uno degli animali marini più velenosi al mondo. Queste creature si trovano nelle pozze di marea e nelle barriere coralline. Nonostante le loro dimensioni ridotte, 13-20 cm, sono molto pericolosi per l'uomo se provocati. Il loro veleno contiene una potente neurotossina chiamata tetrodotossina. Quando l'animale si sente minacciato, il suo primo istinto è quello di fuggire. Ma se la minaccia persiste, ad esempio se non si rinuncia a prendere in mano il polpo, si mette in posizione di difesa e mostra i suoi anelli blu. Se il polpo viene messo alle strette e toccato, può mordere l'aggressore e può finire molto, molto male. La tetrodotossina, infatti, provoca gravi conseguenze, come una paralisi totale del corpo. La vittima è pienamente consapevole dell'ambiente circostante, ma incapace di muoversi. Pur rimanendo cosciente e vigile, a causa della paralisi, non ha modo di chiedere aiuto o di segnalare il proprio stato di pericolo. È interessante notare che, quando è calmo, il polpo dagli anelli blu è marroncino. Ma, quando si sente in pericolo, fa apparire i suoi anelli blu. Questa risposta è chiamata comportamento aposematico. In parole povere, riguarda tutti gli animali che sfoggiano colori vivaci per avvertire gli altri della loro pericolosità. Naturalmente il polpo dagli anelli blu non è l'unico animale pericoloso che sembra innocuo. Per esempio, guarda questa creatura. Questo animale sembra soffice e morbido. Il desiderio di toccarlo è irresistibile. Ma attenzione! La puntura del bruco peloso può essere molto dolorosa. È un bruco di falena, noto come falena o bruco micio, o asp in inglese. Nella pelliccia si nascondono spine velenifere dotate di cellule urticanti come quelle delle meduse. Le persone reagiscono in modo diverso alle tossine del bruco. Alcune possono sviluppare reazioni più gravi di altre. Inoltre, la gravità delle conseguenze dipende dallo spessore della pelle della zona colpita. Nella maggior parte dei casi, le sensazioni sgradevoli e l'eruzione cutanea scompaiono in poche ore o giorni. Il prossimo animale della nostra lista è la rana dal dardo velenoso. Esistono più di 170 specie di queste rane e, curiosamente, non tutte sono velenose. Quelle che lo sono secernono tossine estremamente pericolose attraverso la pelle.
Il lato positivo è che le rane non usano mai queste tossine per cacciare o attaccare. Le hanno solo per autodifesa. Gli esperti non ne sono certi, ma suppongono che la capacità delle rane di produrre queste tossine possa derivare da una dieta ricca di animali contenenti tossine, ad esempio millepiedi o formiche. Le popolazioni indigene dell'America centrale e meridionale strofinano le frecce e i dardi sulle rane per rendere velenosa la punta. La cosa principale da tenere a mente è che, se tocchi una rana freccia, dovrai cercare subito assistenza. Soprattutto se ti sei imbattuto nella rana dorata. È la più tossica. La seppia fiammeggiante è l'unica specie di seppia velenosa conosciuta. Questa creatura ha un tessuto muscolare incredibilmente velenoso, nonostante la sua struttura minuscola, 5-8 cm. Fai attenzione, quindi, a un animale subacqueo marrone scuro con due tentacoli e 8 braccia. È probabile che sia anche viola e giallo intorno alle braccia. In ogni caso, la cosa migliore da fare è evitare di morderne uno, così rimarrai al sicuro. Le lumache cono sono animali molto lenti. Questo è il motivo principale per cui non hanno mezzi per catturare meccanicamente le loro prede. Non possono afferrarle né morderle. Hanno quindi sviluppato un potente veleno per sopravvivere. La cosa più interessante è che, tra quasi 1000 specie, non c'è alcuna sovrapposizione nelle tossine prodotte da ciascuna di esse. Anche se le lumache cono non hanno zanne, hanno un arpione ricoperto di veleno che usano per pungere le prede. All'estremità del bulbo velenifero si trova una struttura simile a un tubo, da cui un dente modificato può schizzare fuori alla velocità impressionante di 643 km all'ora. Quindi l'essere lente non è un problema per loro. Inoltre, poiché il veleno è unico per alcune specie, alcune possono pungere in modo lieve, mentre altre possono causare seri danni alla salute. Per esempio, questo piccolo abitante della barriera corallina sprigiona un dente simile a un arpione per pungere le prede e non esiste cura conosciuta per il suo veleno. Quando si pensa al pesce palla, probabilmente si immagina una creatura gonfia con impressionanti aculei a 360 gradi. Ma sotto quei buffi aculei si nasconde una creatura feroce. La parte più pericolosa di questo animale è il suo veleno, considerato tra i veleni più pericolosi e potenti al mondo, se non il primo in assoluto. La buona notizia è che non sarai avvelenato se non lo mangi. Quindi, forse, è meglio mangiare solo roll. Ora, non avvicinarti mai a questo insetto. È un calabrone gigante giapponese. Questa creatura dalle dimensioni mostruose, che può raggiungere quasi i 5 cm di lunghezza, è nota per essere molto aggressiva. Il suo impressionante pungiglione contiene abbastanza veleno da rendere la puntura molto, molto dolorosa. Alcune persone non sopravvivono. Anche se il veleno non è dei più potenti, le grandi dimensioni della creatura rendono la dose elevatissima. E se ad attaccarti non è uno, ma più calabroni, le conseguenze saranno drammatiche. Il calabrone gigante non è necessariamente ostile, ma punge se lo si provoca. Questa bellissima creatura blu brillante è il drago marino blu. Nonostante il nome imponente, è in realtà minuscolo, di solito non più grande di un acino d'uva. Può capitare di trovarlo sulla spiaggia o in acqua. Ricorda, per quanto bella possa sembrare, non toccare mai questa minuscola lumaca. Nonostante le dimensioni ridotte, la sua puntura può essere dolorosissima. Tutto merito della sua dieta. Il suo piatto preferito è la caravella portoghese, una medusa con un veleno sufficiente a paralizzare piccoli pesci e crostacei. I draghi blu usano del muco per neutralizzare le famigerate cellule urticanti della medusa. Poi rubano queste cellule dai tentacoli della medusa e le immagazzinano e concentrano nei propri tessuti. In seguito le rilasciano al contatto, rendendo la loro puntura ancora più potente, persino peggiore di quella della medusa in sé. Queste creature fantastiche sono anche estremamente subdole. Anche se il loro aspetto non passa inosservato, sono note maestre del travestimento. Il colore blu vibrante si trova in realtà sul loro ventre e quando galleggiano sul dorso si confondono semplicemente con l'acqua. Il dorso è, infatti, grigio per mimetizzarsi con la superficie del mare. La medusa Irukandji, trovata in Australia, è minuscola e dall'aspetto innocente.
Ma le apparenze ingannano e questa creatura, grande quanto l'unghia di un pollice, è in realtà estremamente pericolosa. Durante la stagione delle meduse, che va da fine ottobre a inizio maggio, migliaia di spiagge vengono chiuse a causa di queste piccole creature. Ciò che le rende particolarmente pericolose sono le loro dimensioni minuscole. Le persone non le notano. La famigerata medusa scatola, che prende il nome dalla forma cubica del suo corpo, vive negli oceani Indiano e Pacifico. Stai alla larga se avvisti una creatura con una forma squadrata e lunghi tentacoli penzolanti. Anche se vedi un solo tentacolo, non avvicinarti e non toccarlo. La medusa scatola può crescere fino a 3 metri e ogni tentacolo ha circa 500.000 arpioni microscopici per iniettare veleno. A differenza delle altre meduse, le meduse scatola sono cacciatrici. Possono aggrapparsi a te avvolgendo i loro sottili tentacoli intorno all'arto o al corpo. Vista la pericolosità del loro veleno, non sarà un'esperienza piacevole.